Dunque, buonasera a tutti, scusate per questi piccoli test di inquadratura, magari vi avrò fatto venire il mal di testa. Comunque, bando alle ciance, benvenuti a questo sesto appuntamento del campionato Swiss F1 2012, organizzato da Virtual Racing Group. Siamo in attesa dell'inizio delle qualifiche, i piloti sono già tutti pronti, qualcuno si sta prendendo ancora qualche minuto, quindi la DG ha comunicato l'ultimatum in 2 minuti. Staremo a vedere quando prenderanno inizio le qualifiche e cosa succederà oggi. Sarà interessante moltissimo questa qualifica perché, a dispetto delle altre gare, a Monaco sapete benissimo che, essendo un circuito cittadino stretto e tortuoso, è difficile superare anche per l'assenza di lunghi rettilinei preceduti da lunghe staccate, quindi i piloti sono costretti ad esprimersi al meglio in qualifica e in gara. Soprattutto essere puliti e non esagerare, perché il muretto è sempre dietro l'angolo e potrebbe riservare brutte sorprese. Dunque, quest'oggi, da quel che si vede, che si è visto durante queste prove libere ufficiali, la pole sarà ancora una volta discorso riservato ai due fratelli Francesconi, quindi a meno che di errori o grandi sorprese, se la pole andasse uno di loro due in gara, solo una strategia aggressiva potrebbe cambiare l'ordine d'arrivo, perché, lo ripeto, Monaco non è un circuito dove è facile superare. Comunque, l'errore dietro l'angolo, vedete come tirano al massimo i piloti in quel frangente. Avete visto la vettura di Michael Francesconi decollare letteralmente su un avvallamento dell'asfalto, e questo potrebbe essere un serio problema in base al setup, perché chi sceglie un assetto più rigido avrà sicuramente più problemi a gestire l'auto e dovrà essere veramente chirurgico nella guida e evitare al massimo le zone dove sono presenti buche e dislivelli, anche se questo tracciato è veramente stracolmo di insidie che non si fermano. Ecco, l'ho detto. Comunque, no, non era un incidente, è stata semplicemente portata avanti la sessione, quindi siamo pronti per gustarci queste qualifiche. Metto subito la camera sul favorito di oggi, il poleman anche della scorsa gara, Michael Francesconi, che comunque si troverà di fronte avversari agguerriti, specialmente oggi. L'ultima gara è arrivato secondo dopo aver comandato lungamente, ma un errore di strategia l'ha rilegato appunto in seconda posizione. E si è trovato a lottare con MRK37, che invece è stato abile nel scegliere di fermarsi 3 volte, e con gomme fresche l'ha superato proprio negli ultimi 10 giri di gara. Oggi la strategia avrà anche un peso preponderante, ma soprattutto l'abilità di guida farà vedere chi è il migliore oggi. E quindi non c'è nulla di scontato, i piloti lo sanno benissimo e dovranno esprimersi al 110% delle loro qualità. Come si dice in gergo, Monaco è una pista per quelli che ci sanno fare, hanno manico nella guida. Difatti, i grandi talenti del passato come Ayrton Senna a Monaco si sono espressi al meglio, hanno raggiunto il top, specialmente quest'ultimo detiene il record di pole 6 che nessuno ancora è riuscito a battere. Comunque, concentriamoci sulla gara di questi Virtual Racers e vedremo cosa andranno a fare. Adesso inizia il giro lanciato di Michael Francesconi, molto tranquillo nel giro di lancio, arriva alla santa devota un po' stretto, non vuole sicuramente perdere il controllo dell'auto. Vedremo cosa fa. Arriva alla curva
del Massenè entra bene al casino, qualche solbazzo di troppo. Però si arriva un po' lungo alla curva del Mirabeau. Ecco qua, è alla curva della vecchia stazione. Sembra che non ci siano problemi di sorta. È largo alla seconda curva e anche al portiere. Adesso si trova un doppiato che lo lascia passare. Non era un doppiato, scusate, era un'altra vettura che stava facendo il giro di lancio. Attenzione, arriva la chicane del porto. Ancora leggermente largo, manca gli apici, sicuramente non ha le gomme in temperatura, ma neanche vuole rischiare, comincia a sentire il ritmo e attenzione dell'indecisione con un piccolo sovrasterzo in uscita dalla seconda chicane delle piscine. Ecco, arriva la Anthony Knox, largo, manca l'apice in entrata e questo gli può dare qualche problema per trovare la giusta accelerazione. Comunque porta a termine il giro 1:13,4, non è neanche il suo miglior tempo, però forse adesso riuscirà a migliorarsi in questo secondo passaggio. Sicuramente molti piloti faranno 2-3 passaggi consecutivi, anche perché in questo circuito l'impegno laterale delle coperture non è elevato, ci vogliono più giri per mandarle in temperatura, soprattutto ci vuole una grande manualità con lo sterzo e con l'acceleratore, perché bisogna gestire benissimo sterzate e accelerazioni senza esagerare, ma comunque il giusto per portare subito le gomme in temperatura. Vediamo se a questo secondo passaggio Michael riuscirà a migliorare. Attenzione, indecisione in accelerazione in uscita dalla chicane del porto. Entra alla curva del tabaccaio largo, non prende rischi, anche largo alle piscine. Attenzione, indecisione in frenata con bloccaggio delle ruote. E una piccola correzione proprio in mezzo alla seconda chicane delle piscine, ancora largo alla Rascasse e poi largo ancora alla Anthony Knox. Si lancia sul rettilineo Michael Francesconi, vediamo se migliora. No, non migliora, infatti non mi era sembrato un gran giro e lo abortisce. Vediamo cosa combina il suo diretto inseguitore. Attenzione, Fabrizio Billi picchia il guardrail al tabaccaio, deve abortire il giro perché ci sono state direttive molto chiare dai commissari di gara. Ogni giro verrà attentamente valutato e se verranno toccate le barriere, il giro verrà considerato nullo in quanto i piloti non possono appoggiarsi al guardrail. Va bene che non ne traggono vantaggio e anzi danneggiano la vettura, però è severamente vietato, è stato severamente vietato come misura anti-taglio. I piloti hanno ai piloti è richiesta massima concentrazione, dunque massima precisione. Intanto si accoda Christian, come preannunciato, col secondo tempo 1:13,8. Mi dispiace perché stasera sono da solo, mi tocca gestire diretta e commento tutto in uno. Quindi sicuramente potrei sbagliarmi su qualche particolare. Me ne chiedo scusa, comunque bando alle ciance, ormai questo lo sapete. Sicuramente la volta che ci sarà qualche altro oltre a me non mancheremo di dirlo. Comunque attenzione a queste qualifiche con solo... Ah no, scusate, pensavo ci fossero solo pochi piloti a tempo. Invece abbiamo tutti i piloti, meno Beppe 16 valvole che sta girando adesso con un tempo. E ancora circa 15 minuti alla fine delle qualifiche. Aspettiamo di capire cosa succede per vedere chi la spunta. Da sottolineare anche che la pista non è particolarmente, non è stata di particolare gradimento per i piloti, e questo dipende dal disegno, dal layout. Tutti i piloti erano contentissimi, io stesso per quanto ne posso esprimere nella mia ignoranza ho trovato la pista non molto agevole e anzi molto piena di insidie, molto difficile da padroneggiare. Qui veramente è richiesta grande abilità,
d'accordo che i tracciati di R-Factor non sono tutti uguali, ma vengono modellati a piacimento dei creatori. Ovviamente non esiste la perfezione perché non sono tracciati ricostruiti con apparecchiature come il laser scan che permettono di calcolare ogni buco e ogni dislivello dell'asfalto con estrema precisione, mentre qui i lavori sono molto artigianali e fatti come meglio si può. Comunque circuito apprezzabile se non altro per il grande dettaglio grafico, cosa che ai piloti ovviamente non interessa se non in funzione della profondità di campo. E questa pista, ricordiamo che i piloti hanno una visuale bloccata che non è quella che state vedendo in questo momento. Proviamo a farvi assaporare com'è un giro dall'onboard rispetto a quello che vedono i piloti. Avete visto quanto è difficile per un pilota vedere l'orizzonte, specie in questa pista con numerosi saliscendi, lì alla salita della Rivage, alla curva del Massenet. Il punto di corda è un'incognita e si arriva al casino in discesa, dove poi non si vede bene l'asfalto e diventa molto molto impegnativo e difficile rendersi conto di dove si trovi la linea ottimale, la traiettoria ottimale. Attenzione a Beppe 16 valvole che rallenta abbastanza per far scorrere Christian, che ha perso una posizione nei confronti di Tonic 182 qui inquadrato. Ecco Tonic che è aggressivo, parte per il suo giro cronometrato stretto alla Santa Devota. Qui arriva molto rapido, stringe un po', ma è un po' largo alla curva del Massenet, bene invece quella del Casinò, e poi entra nella sezione lenta con una buona guida, devo dire. Non mi sembra, attenzione, qualche errore in bloccaggio lo porta largo, esce dalla curva del Portier abbastanza pulito, una buona accelerazione, si tiene largo, stringe un po' lì al centro del tunnel. Quella è una curva velocissima e qui frena per entrare alla chicane del Porto, molto stretta e molto pulita la sua traiettoria. Sicuramente lì prende decimi preziosi. Attenzione lì, rischio quasi al tabaccaio di finire contro il guardrail. Blocca le ruote, ma ancora scorre, fa scorrere molto bene la vettura alla seconda chicane delle piscine. Buona entrata la Rascasse, che spezza in due momenti in sterzata. Ancora bloccaggio all'Anthony Nogues, però uscita pulitissima per M. Attenzione, questo, scusate, ma forse ho detto una boiata, perché questo non era Tonic 182, ma bensì il compagno di squadra. No, era proprio Tonic 182, ma il compagno di squadra fa meglio e si porta in pole position quando mancano 10 minuti. Già molta, cioè buona parte dei piloti ha sfruttato tutti cioè metà dei giri a disposizione. Ricordiamo che i piloti hanno 12 giri per settare il loro tempo veloce. E guardate come vola la vettura di Michael. Intanto ci eravamo persi questo particolare di MRK che ha strappato la pole a Michael Francesconi, ma Michael Francesconi nelle libere era riuscito ad eguagliare quel tempo. Vediamo se ce la fa a riprendersi la pole. Eccolo che arriva alla chicane del Porto in bloccaggio, tiene una traiettoria stretta, questo non gli consente di avere una buona accelerazione, però stretto alla curva del tabaccaio, velocissimo all'ingresso delle piscine, non prende neanche i cordoli. Qua anche efficace alla chicane, la seconda delle piscine, buona all'entrata. Attenzione, ho parlato troppo, bloccaggio alla Rascasse, arriva largo. E poi cerca di stringere sulla Anthony Knox per avere una buona accelerazione, passa sul traguardo e attenzione, non migliora, e quindi riprende con il secondo tentativo in successione alla salita. Attenzione, stretto, buona la linea alla curva del Massenet, buona anche l'uscita dal Casinò. Molto efficace qui, un leggero bloccaggio al Mirabeau, arriva largo, buona qua la traiettoria
traiettoria alla vecchia stazione, si tiene strettissimo anche qua alla seconda del Mirabeau. È buono l'ingresso al portiere con subito un'uscita in grande accelerazione, si tiene stretto anche al tunnel per evitare il sobbalzo sull'esterno, poi violentissima frenata e buona la linea in entrata dalla curva della chicane del Porto, con la stretta al tabaccaio, ottima guida di Michael, aggressivo, veramente aggressivo, e qui evita giustamente i cordoli. Attenzione, arriva Laras Cass, grande rischio che prende, accarezza i cordoli senza sfiorarli anche le barriere, e arriva in gran carriera Michael Francesconi col tempo di 1:12,7. Ha veramente posto un punto fermo sulla questione pole position. Che tempo, signori! 1:12,7 ed è il nuovo record del circuito per gli annali di WRG. Va bene che le mod cambiano di anno in anno, però Michael Francesconi ha fatto un gran lavoro e ha fatto un tempo strepitoso. Intanto Christian accorcia le distanze con 1:13,1, però resta quasi mezzo secondo dal fratello e sta sicuramente lottando per quantomeno cercare di partire una posizione avanti, perché è grande, è veramente strepitoso quel tempo, è difficilmente eguagliabile. Avete visto come Michael ha guidato con estrema precisione? La pulizia di guida paga tantissimo, paga più dell'irruenza. Scusate se mi permetto di usare questo termine, non è il termine appropriato, comunque giusto per farvi capire quanto sia importante guidare con grande delicatezza e precisione chirurgica in questo circuito. E l'ho detto in apertura di telecronaca, ci vuole manico al volante, cosa che Michael ha dimostrato di avere, e sicuramente su questa pista paga di più una buona precisione rispetto a, che ne so, a un assetto più o meno meccanicamente valido. Anche se aspettiamo di vedere la fine di queste prove, quando mancano circa 6 minuti alla conclusione. Stiamo osservando Christian che al primo intermedio sembra aver... Eh no, è in perdita, comunque non di tanto, non riesco a vederlo perché la grafica del tempo è finita fuori dal layout dello schermo. Non sono riuscito ad aggiustare questo particolare, però spero per la prossima diretta di sistemare la parte grafica per farvi vedere meglio l'andamento delle qualifiche e soprattutto poi di stacco in gara. Comunque vi aggiorno subito al passaggio sul traguardo. Vediamo che Christian è molto aggressivo, però corregge tantissimo sul volante, ha molti movimenti per far scorrere la macchina dritta e blocca Laras Cass. Qui sicuramente ha perso tempo, grande controsterzo in accelerazione per domare un posteriore alquanto instabile, deve essere frutto dell'assetto. Scarico largo all'ingresso della Santa Devota e poi subito immediata correzione per domare un sovrasterzo di potenza. Quanto lavoro deve fare Christian per cercare di recuperare, ancora molto aggressivo alla curva del Casinò. Prende tutto lo spazio possibile, buona l'entrata alla Mirabeau e arriva in bloccaggio delle ruote alla curva della vecchia stazione. Attenzione, molto stretto qui alla seconda del Mirabeau, e al portiere invece va largo, lì ha perso sicuramente qualcosa per via di una linea non perfetta. Questo è quello che dicevo prima, ci vuole grande precisione di guida. Attenzione, gran frenata, buona l'entrata alla chicane del Porto, poi al tabaccaio, leggero appoggio sul cordolo, sul guardrail, scusate, deve abortire il giro perché non è permesso toccare il guardrail. Né MRK37 né Christian migliorano, quindi le prime tre posizioni mi sa che restano consolidate, con Tonic 182 in quarta posizione, 1:13,8 per lui, potrebbe sperare di recuperare qualcosa.
rispetto ai piloti che lo seguono, quindi andiamo a seguire il suo giro finale, giudizioso, non va largo all'uscita del tabaccaio, poi entra benissimo, prima largo e poi stringe alla chicane, alla seconda delle piscine, alla rascasse ancora largo e poi stretto per avere una buona accelerazione. Alla Anthony Knox manca l'apice, ma riesce ad avere comunque una buona accelerazione, migliora di 4 decimi ma resta quarto, quindi era in miglioramento, ma non gli è bastato a Tonic questo miglioramento per avere ragione del terzo posto. Resta in quarta posizione, mentre andiamo a vedere Fabrizio Billi in quinta posizione. Questo pilota, voglio ricordare che non è praticamente uno dei più veloci, però in gara è uno di quelli più attenti alla guida, al consumo gomme. In genere, da quel che ho visto, è sempre riuscito a portare lunghi stint e avere così un vantaggio tattico sul resto dello schieramento. Vedremo se oggi questo vantaggio potrà essere sfruttato per recuperare posizioni, perché non lo vedo in miglioramento. Parte per il suo ultimo giro lanciato, credo. Mancano 2 minuti, quindi ai piloti restano pochi secondi per migliorarsi. Attenzione, avete visto come la vettura è decollata, poi in appoggio Billy era alla frenata del Massenet, ha bloccato le ruote perché la macchina, attenzione, pizzica il guardrail all'ingresso della curva del Mirabeau e deve abortire il giro anche lui. È lo stesso errore di Christian. È davvero difficile per questi piloti che, ricordiamo, guidano senza aiuti. Guardate che solco profondo tra il primo e il quinto, 1 secondo e 3 di differenza. Soltanto i primi quattro riescono a contenere il distacco in un tempo non eccessivo, circa mezzo secondo, 2 decimi e mezzo, 4 decimi e 6 decimi e mezzo circa per rispettivamente il secondo, terzo e quarto. Per tutti gli altri non c'è storia, con praticamente i due della Toro Rosso appaiati con tempi pressoché identici, quindi interessante guardare la loro gara. E praticamente terminano le qualifiche con tutti i piloti che hanno sfruttato al massimo, tranne Tommy 86 e Suppapidu, i giri a disposizione. Michael addirittura non l'abbiamo inquadrato, ma era uscito di nuovo, ma forse solo per disturbare qualcuno, non vorrei essere cattivo, no, scherzo. Quel tempo lì, lo sottolineo, 1:12:07 è qualcosa di inarrivabile, anche se MRK37 mi aveva lasciato un po' di dubbi sulla possibilità che oggi Michael ottenesse di nuovo la pole. E invece Michael ottiene di nuovo la pole proprio nel circuito dove partire davanti conta tantissimo. Intanto viene terminata la sessione di qualifiche, si va in warm up con questa situazione: Michael 87 ed MRK37 in prima fila, Christian e Tonic 182 in seconda fila, Billy e Simone in terza fila, Tommy 86 e Suppapidu in quarta fila. Quindi in quinta fila Corigliazzu e Beppe 16 valvole, in sesta fila a chiudere il gruppo Nuvolari. Oggi i piloti non sono, cioè non c'è una grande presenza di piloti. Purtroppo, però, questo potrebbe anche agevolare le cose per i più veloci, perché non ci saranno molti doppiaggi da effettuare. Comunque la pista sarà meno affollata, quindi sicuramente opportunità maggiori per chi riuscirà a scattare bene al via. Intanto ci sono direttive dai Marshall per quanto riguarda una presunta penalità o una semplice comunicazione. Aspettiamo di vedere cosa succede. Attenzione, è un richiamo per Corigliazzu qui inquadrato per aver
tagliato la linea in uscita dai box, che ricordiamo è vietato, e poi l'uscita dai box, specialmente con il layout di questa pista, è qualcosa di veramente insidioso. I piloti devono togliere il limitatore addirittura dopo la linea fine pit lane, perché la curva che immette sulla pista è veramente stretta e non si riesce a farla togliendo il limitatore in anticipo, quindi i piloti devono preziosamente controllare il momento in cui rientrano in pista per non tagliare la linea. E peraltro Corigliazzo si è dovuto anche beccare un richiamo per aver toccato le barriere, cosa che è proibita perché potrebbe essere, no, potrebbe, è a tutti gli effetti equiparata ad un taglio. Guardate l'uscita box, avete visto dove era la linea? Attenzione, Corigliazzo eccessivamente prudente, tarda a togliere il limitatore. Adesso ancora richiamo per un altro pilota, Nuvolari, che è già ultimo e si becca una possibile penalità in gara, perché ha tagliato la linea in uscita dai box. Intanto si gira Corigliazzo in quel punto. Seguiamo su Papiddo. Adesso i piloti hanno qualche minuto per prendere di nuovo confidenza con vettura carica e cercare di concentrarsi per trovare. Attenzione, pizzica il cordolo su Papiddo in fondo al tunnel. Quello è molto pericoloso perché potrebbe comportare perdita di aderenza e testa coda in mezzo al tunnel, che si concluderebbe con un impatto contro le barriere. È molto difficile guidare a Monaco. E non mi stanco di dirlo, ci vuole grande abilità, anche perché ricordo che i piloti non hanno aiuti per quanto riguarda la guida, solo frizione automatica. E questo significa molto per darvi un'idea. Ci vuole molta precisione e molta abilità di guida. Soprattutto devono stare calmi i piloti più aggressivi per evitare di incontrare le barriere, visto che è molto facile andare a pizzicare i guardrail in uscita dalle curve. Anche un lieve sovrasterzo, se si va larghi, potrebbe comportare l'impatto con le barriere e il danneggiamento delle sospensioni, quindi è veramente una durissima prova per questi piloti che in questo tracciato, ricordo, devono percorrere ben 78 giri, pari al 100% della lunghezza di gara. Essendo Monaco una pista molto breve, la più corta del mondiale, 3,3 km soltanto, non si riesce a fare il canonico run di 300 km nell'arco di gara, quindi la durata cioè la lunghezza di 78 giri equivale a circa 260 km, ed è una lunghezza concordata, diciamo, dalla FIA, cioè non concordata ma stabilita dalla FIA come parametro di gara per la Formula 1. Quindi i piloti girano e cercano subito di riprendere confidenza. Attenzione, tutti richiamati ai box perché si va per la gara, quindi non aspettiamo e non manderò in pausa la diretta. Seguiremo tranquillamente tutto l'evento in un'unica parte. Tanto Michael 87, sempre velocissimo anche in gara, si conferma con un ottimo passo, 1:15 e 8, che è veramente un gran passo. E sarà interessante capire non solo i tempi, ma anche le strategie, perché da quel che ne so, per voce di alcuni piloti a cui ho chiesto nel pre-gara, ci sarà per la maggior parte dei piloti una strategia con due soste,
Le dure potrebbero rivestire un ruolo di primaria importanza, e soprattutto il momento dello stop, perché a Monaco entrare con pista libera e poter sfruttare subito le gomme è importantissimo per guadagnare posizioni durante le soste, e quindi staremo a vedere cosa succederà, perché la pole è un buon passo per la gara di Michael, ma non è tutto quello che serve. Io gli auguro di vincere, ovviamente, e quindi si va in gara. Attenzione, subito pronti. Io di nuovo vado a cercare l'inquadratura su Michael 87, poleman di oggi, con un grande tempo. Vedete i tempi in qualifica in sovraimpressione, vedete anche il tempo che ha registrato Michael, 1:12 e 7, che è qualcosa di strepitoso, almeno secondo me. Attenzione, i piloti si dispongono sulla griglia di partenza. Vediamo di trovare un'inquadratura accettabile per... Ecco, partono i piloti. Tutti lasciano la griglia, credo, in maniera tranquilla, senza problemi. Il giro di riscaldamento. Allora, riepiloghiamo un po' le caratteristiche di questo circuito. Circuito con un manto stradale molto irregolare, numerose sono le buche, le sconnessioni, la presenza degli stessi tombini che creano problemi in accelerazione in curva. E poi una lunga serie di dislivelli, perché questo circuito ha un'altimetria piuttosto variabile, lo vedete addirittura alla curva del Casinò. La ruota interna, l'anteriore sinistra, perde contatto con l'asfalto e non gira per tutto l'arco di curvatura, a meno che non sia una traiettoria molto interna che coinvolge il cordolo. Cordoli che sono un'altra insidia del tracciato. Attenzione a gomme e freni freddi. Michael subito cade in errore, taglia la chicane e il giro di formazione. Ma i piloti devono fare moltissima attenzione, anche perché i dissuasori all'esterno sono un tranello e un pericolo veramente grandissimo. Prenderli in pieno significa scontrarsi con le barriere, questo è poco ma sicuro. E i piloti devono fare grandissima attenzione. Quindi Michael arriva subito sul rettilineo d'arrivo. Avete visto che non ho avuto neanche il tempo di commentare il giro, visto che è brevissimo, e lo farò nel prosieguo di gara. Intanto i piloti scaldano le gomme posteriori. La partenza costituisce la seconda chiave per la vittoria. Michael che parte dal lato interno della pista. Su R-Factor non ci sono differenze sostanziali per quanto riguarda... attenzione, devo cambiare inquadratura. Scatta il Gran Premio di Monte Carlo. L'accelerazione di Michael è buona e mantiene la prima posizione. È buono anche lo scatto di MRK37 e Christian, che mantengono le rispettive posizioni dietro. Non mi sembra ci siano cambiamenti di sorta. Vado a vedere rapidamente. No, c'è Billy. No, Billy era già in quarta posizione. Quindi Simone, forse ha perso. No, Tonic 182 mi sembra che era quarto. Ha perso qualcosa allo scatto. Buono anche lo scatto di Suppabiddu, che ha ragione, di Tommy 86. Simone sì, perde tantissimo in questo frangente. Quindi non eccezionale la sua partenza, anche buona la partenza, cioè non buona la partenza di Corigliazzo, che però forse non recupera posizioni ma nemmeno le perde. Attenzione, i piloti già arrivano a profondi bloccaggi delle ruote. Intanto ritorniamo alla testa. Guardate quanto vantaggio ha preso Michael nel corso del primo giro. Ha distanziato di misura. Questo è MRK37, sì, che adesso si trova a fare i conti con Christian. Prendiamo l'onboard di Christian per capire un po' le difficoltà di un pilota a guidare dietro un'altra vettura in questo circuito. Va molto stretto Christian per evitare le barriere alla Santa Devota. Questa è la salita, con questa piccola
piccola S che è la Rivage, e poi si entra stretti alla curva del Massenet per avere una buona linea in uscita dal Casinò ed evitare questo ondulamento che Christian ha appena percorso. Poi si entra alla curva del Mirabeau e poi questa violentissima frenata per la curva più lenta del mondiale, quella della vecchia stazione. Attenzione, largo Christian, quasi rischia di toccare le barriere. Insomma, esce dalla curva del portiere, si lancia all'inseguimento di MRK, che ha guadagnato qualcosa nei suoi riguardi proprio sulla parte lenta del circuito. Evidentemente Christian, come è solito fare, ha giocato con un assetto leggermente più scarico per avere più opportunità di sorpasso in rettilineo. Attenzione, fumate davanti che provengono dalle ruote di Michael, che è molto aggressivo in questo frangente, non vuole dare chance a MRK di recuperarlo, però MRK è dietro, anche se in questo momento pare aver fatto il giro veloce, non lo posso dire subito, andremo a vederlo in seguito. Quindi comincia a sgranarsi un po' il gruppo, con MRK che recupera tanto su Michael, lo segue a distanza ravvicinata, quindi tengo un attimo l'inquadratura su questi due che sono in prima e seconda posizione per capire cosa succede, cosa succederà in fondo al tunnel, anche se Michael mi sembra aver recuperato qualcosa qui nel misto e nel tunnel ha il vantaggio che gli serve per impedire a MRK di prendergli la scia e di superarlo. Sì, infatti lo tiene a debita distanza, quindi Christian e Fabrizio Billi, seguito da Tonic 182, da Suppapitu e Tommy 86 nelle prime sette posizioni. Quindi dietro Simone, che cerca di recuperare qualcosa, Corigliazzu, Beppe 16 Valvole e Nuvolari che chiudono il gruppo, e ritorniamo in testa al Gran Premio, perché Michael ha già percorso tre giri, il tempo di riepilogare la classifica, e scodata in uscita dalla curva della Santa Devota con vettura pesante. È difficile controllare anche largo al Massenet, però Michael ce la fa, sicuramente ben consapevole dei limiti della vettura, sta, diciamo, cercando di ottimizzare lo stint in virtù forse di una sosta non molto lontana, perché non sappiamo con che gomme sono partiti, ma ricordiamo che i piloti non hanno l'obbligo di tenere le coperture con cui si sono qualificati, ma possono liberamente scegliere tra soft e dure, cioè tra morbide e dure. Visto che in questo campionato ci sono solo due mescole a disposizione, e per i piloti la strategia oggi conta tantissimo, e ancora Michael al bloccaggio, sicuramente non in grande confidenza con la sua vettura, con MRK37 che recupera tantissimo nel terzo settore, dà quasi l'impressione di poterlo insidiare anche qua vicinissimo alla salita alla Rivage, arriva alla curva del Massenet con Michael che blocca, mentre MRK tiene una buona linea e non ha problemi di bloccaggio, entra al Mirabeau pulito, e attenzione, forse abusa un po' del cordolo interno, tocca, pizzica il guardrail, però prosegue senza perdere tempo. È molto 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 pulita la sua guida, quindi ci sono possibilità per lui di stare vicino a Michael e di giocarsi la vittoria allo stop. Tanto andiamo a rivedere un po' cosa succede nelle retrovie. Attenzione, ci siamo persi qualcosa. Christian deve aver compiuto un errore. Deve aver compiuto un errore perché non l'avevamo visto così indietro. Ma purtroppo devo andare troppo indietro. Attenzione, di nuovo Christian becca le barriere, non sono riuscito a trovare il momento in cui ha sbagliato, mi dispiace,
Cercheremo di capirlo nel dopogara. Attenzione, potentissima scodata con la vettura che quasi rischiava di frantumarsi contro le barriere. Christian deve stare un po' calmo e cercare di recuperare usando la testa, non abbandonarsi a una guida istintiva. Attenzione, grande contro sterzo e sovrasterzo sia al Mirabeau che in uscita dal casino, e già si trova a essere insidiato da Tommy 86, che non aspetta altro per infilarsi che un prossimo errore di Christian. Mi dispiace per lui, ma è una gara che già sin dalle prime battute sta amministrando male, e questo significa purtroppo aver perso già 4 posizioni, se non sbaglio. Andiamo a dare un'occhiata alla classifica. Era terzo ed è quinto, quindi ha perso 3 posizioni, cioè 2 posizioni. Attenzione, Tommy anche lui largo alla seconda delle piscine. Quindi ritorniamo in testa per vedere cosa succede. Abbiamo qui Ettonic 182 che è quarto. Attenzione, Billy in terza posizione non amministra bene la sua vettura, dà modo a Tonic di recuperarlo largo anche qua all'ingresso della Mirabeau, scusate, della curva del Massenet, e poi al casino ancora permette a Tonic di avvicinarlo. Sembra che i due della Red Bull abbiano trovato grande stabilità meccanica. Attenzione, quasi a contatto in quell'elastico alla curva della vecchia stazione, quasi a contatto, dicevo, Tonic con Fabrizio Billy. Devono stare attenti i due. Comunque sembrano molto a loro agio i piloti Red Bull con la loro vettura, non danno segni di bloccaggio, segno appunto che con vettura carica hanno trovato un grande equilibrio, specialmente MRK che quasi ci aveva illuso. Attenzione, l'attacco all'esterno della seconda chicane del porto per scusate, la seconda chicane delle piscine per Tonic su Fabrizio Billy, che non è andato a buon fine. Dicevo, piloti Red Bull con un ottimo assetto, lo stanno dimostrando, un buon passo gara. MRK partito secondo, ma sempre sulla scia di Michael 87, lo vedete, ecco, i due sono alla fine del primo settore che proprio termina all'ingresso della curva del Mirabeau, con MRK sempre pulito, senza alcun bloccaggio, e questo è anche essenziale per tenere alta la durata delle coperture, non consumarle anzitempo. Quindi molto efficace l'assetto che hanno elaborato i due per la gara, potrebbe fruttargli parecchio, specialmente MRK che non è troppo distante da Michael. Si potrebbe giocare tutto in una ipotetica sosta. Siamo quasi alla conclusione dell'ottavo giro. Ecco, Michael si appresta a tagliare il traguardo dell'ottavo giro, lo segue dietro come un'ombra MRK, e infatti a mezzo secondo ha accorciato le distanze rispetto a qualche giro fa, aveva perso qualcosina, mentre Billy è già 8 secondi e 2 dalla vetta e tiene dietro a 4 decimi soltanto, 6 decimi scusate, Tonic 182, che in questo frangente sembra averne di più. Forse Billy è partito con gomme hard, sta cercando di fare uno stint lungo per effettuare solo una sosta. Vediamo se questa sarà la sua strategia e se pagherà. Comunque fatica a tenere dietro Tonic, questo è evidente, blocca ogni curva quasi, con Tonic che gli arriva addosso come se niente fosse, e poi in accelerazione il classico elastico che fa recuperare qualcosina, dà un po' di respiro a Fabrizio Billy, mentre dietro Christian ha recuperato su Simone. E Tommy 86 ha perso il contatto, infatti Tommy adesso si guarda da Simone più che guardare avanti.
Christian sembra aver ritrovato un attimo se stesso e sta analizzando con più calma questo primo stint, cercando di compiere meno errori possibili. È che sono un oiettatore, gliel'ho cuffata. Proprio alla rascassa avete visto il gran sovrasterzo di potenza, ma chissà quanti me ne sarò persi in questo frangente con una vettura letteralmente derapata alla prima curva, la Santa Devota. Con Christian che prende grandissimi rischi, è tutto in funzione ovviamente di una guida che non è confacente al tipo di tracciato, ma è abitudine per Christian guidare così. L'abbiamo visto sempre aggressivo nelle passate gare. Quindi riprendiamo un attimo. Attenzione, Tonic, piccolo contatto con le barriere. Riprendiamo un attimo i piloti di testa. Fabrizio Billi sempre alle prese con Tonic 182. Questa è la lotta per la terza e quarta posizione, rispettivamente. Sì, mentre Michael. Attenzione, questo forse è MRK, scusate, ma MRK è sparito. Oddio, ci siamo persi il ritiro di MRK, signori. L'ho gufata. L'ho gufata. È il caso di andare a rivedere. Vediamo se lo becco. L'ho gufata. Mi dispiace tantissimo. Vediamo che è successo. Ma sembra un classico connection lost, infatti non ha avuto incidenti. Ah no, ha fuso il motore. Clamoroso, lo stesso errore che accadde a Michael. E forse qui ci sta che sia anche stato un azzardo con l'assetto, ma non ha pagato. Vediamo il compagno di squadra se incapperà nello stesso problema. Per ora sembra di no. Peccato per MRK37, stava dimostrando di potersela giocare con Michael 87 anche oggi, dopo averlo battuto nella gara precedente, dove Michael, ricordo, aveva fatto anche la pole position, aveva guidato la prima parte di gara. Poi, grazie a una strategia migliore, MRK37 con gomme fresche è arrivato sul finale di gara a neutralizzare tutto il distacco che Michael aveva accumulato e a superarlo per soffiargli la prima piazza e vincere così il Gran Premio di Spagna. Oggi la sua prova era stata molto convincente, qualifiche che sembravano quasi dovergli regalare la pole, ma poi Michael ci ha messo la sua grande abilità e non c'è stata storia per nessuno. Una buona prima parte di gara, una vettura molto stabile. Un pilota molto efficace ci avevano fatto sperare in una buona lotta per il primo posto, cosa che si vanifica con la rottura del propulsore di MRK37, così ritiro per lui a soli 12 giri, a soli, scusate, neanche 10 giri dall'inizio della gara. Sembra proprio la sventura che ha colpito Michael in Bahrain, quindi i due equamente sfortunati nelle sorti a turni alterni, però aspetto di sentire qualche commento da parte di MRK per capire se è stato un settaggio aggressivo col radiatore. Non dimentichiamo che anche i freni in questa gara sono messi a dura prova, infatti lo sforzo meccanico applicato su di essi è notevole sia per la lentezza con cui si gira in questo circuito, che non permette ai dischi di raffreddarsi, sia per l'impegno che le pinze freni devono sopportare dovuto alle continue frenate, che non sono frenate da alta velocità, tranne le due frenate in fondo al rettilineo di partenza e in fondo al tunnel, quello che sta percorrendo adesso Michael. Dicevo, le frenate più che altro sono continue, quindi l'impianto frenante non ha sollecitazioni, non ha sollecitazioni particolari per quanto riguarda lo stress termico, cioè scusate, ha sollecitazioni più per lo stress termico che non per lo stress da attrito.
che invece è quello che si ha in circuiti come Valencia o il Canada, dove le frenate sono poche ma sono molto violente. Attenzione, qualche piccolo problema tecnico, ho avuto una piccola noia con del lag. Intanto torniamo nelle retrovie, dove Michael cavalca in solitaria a questo punto con Billy e Tonic 182 rispettivamente in seconda e terza posizione a più di 10 secondi di distacco. Quindi Michael potrà amministrare liberamente, scegliere con più calma quando rientrare, soprattutto azzeccare le soste. Attenzione, Billy fatica, lo vedete, a tenere a bada Tonic, questo ormai da un po' di giri, però per Tonic è difficilissimo superare, deve essere veramente bravo a saper sfruttare il minimo errore da parte di Billy o provare ad avere una buona accelerazione. Si tuffa, ma con eccessiva irruenza. Adesso rallenta giustamente per ridare la posizione a Billy. Attenzione, perché avrebbe rischiato di tamponarlo alla grande se Billy avesse scartato all'interno per difendere la traiettoria. Ma giudiziosamente credo che Billy abbia capito quali erano le intenzioni di Tonic, e quindi non ci ha provato neanche, perché se ci avrebbe provato per i due sarebbe stato ritiro quasi sicuramente, visto la velocità con cui si arriva in fondo al tunnel. Deve stare un po' più calmo Tonic e studiare Billy, soprattutto avere pazienza, perché l'errore è dietro l'angolo. Questa è una pista infida, non mi stancherò di ripeterlo. Il mezzo è messo a dura prova, e anche l'attenzione e l'abilità dei piloti che devono equamente stare in guardia, curva dopo curva. Non si può sbagliare un centimetro su questa pista, che può corrispondere a urtare le barriere e avere gravi danni da tenere. Attenzione, buona l'uscita in trazione fuori dal portiere. Adesso Tonic si fa vedere all'interno e si butta e passa Fabrizio Billy. È stato bravo questa volta Tonic a sfruttare l'indecisione di Billy in uscita dal portiello. Supera la staccata del porto, alla chicane del porto, la staccata in fondo al tunnel. Il punto. Ah, attenzione, Billy picchia le barriere, quello che avevo detto, la criticità di accelerare, e perde l'alettone anteriore. Adesso deve fare passare tantissime vetture e sono guai per lui. Attenzione, Conigliazzo lo urta, se lo trova proprio in mezzo e non può evitarlo. Se lo trova dopo la seconda delle piscine con eccolo lì, lo pizzica leggermente, però riesce a passarlo. E quello che dicevo, era molto critico, è molto critico per i piloti guidare in questo tracciato, anche perché il minimo sovrasterzo potrebbe corrispondere con una toccata dell'asse posteriore di una delle due ruote con un guardrail e tramutarsi in un testacoda e in danni alla vettura, danni che Fabrizio Billy deve adesso risolvere. Adesso Billy si è già fermato. Queste sono immagini in diretta, non sono più replay. Quindi, ricapitolando, Billy con quell'incidente era in terza posizione, perde praticamente è nono, perde 6 posizioni. Avete visto quanto costa un piccolo errore in questo circuito, dove i distacchi sono ridotti. Un piccolo errore si tramuta in una perdita ingente di posizioni. È tutto da rifare per Billy, che dovrà inventarsi anche una buona strategia per cercare di recuperare posizioni. Io, che in lui avevo riposto qualche riserva per capire se avesse le dure a bordo, ma magari non era così, perché era in forte crisi, non riusciva ad accelerare bene, forse anche un'instabilità dovuta a un assetto non ottimale, con Tonic che ha aspettato il momento giusto e prima aveva tentato di superarlo, non c'era riuscito. Il giro dopo c'è riuscito senza neanche tante difficoltà.
Adesso eccolo qui, Tonic 182, vediamo che riesce a fare con pista libera. Ha 14 secondi di distacco da Michael che guida in solitaria e forse adesso per lui si avvicinerà il momento della sosta. Sono passati 17 giri in questo momento, con Michael appunto che ha appena tagliato il traguardo del 17° giro dei 78 previsti. Quindi ecco qua Tonic che arriva sul traguardo. Adesso misureremo il distacco. No, il distacco cresce anche se di poco, di un decimo. Comunque Tonic sta dimostrando di avere buona padronanza del mezzo e di aver trovato sia lui che il compagno di squadra che purtroppo si è ritirato. Hanno dimostrato di aver trovato un buon equilibrio tra setup e, diciamo, tipo di guida. Mentre Tommy 86 ha scavalcato di nuovo Christian, che attenzione, Christian si era fermato sicuramente. No, non si era fermato. Attenzione, errore per Christian, che ci siamo persi, mi dispiace. Purtroppo quando si fa regia da soli non si è molto facilitati nel compito, quindi attenzione, questo è Beppe 16 valvole che adesso deve guardarsi da Fabrizio Villi che lo incalza da vicino con gomme fresche e su Papiddu che non è neanche troppo distante, quindi questo trio è lotta, vediamo chi la spunta. Sembra che qui il favorito sia Billy, infatti Billy con gomme fresche può prendere molto facilmente la scia in uscita dalla curva del portiere, tentare il sorpasso in fondo al tunnel. Ed è così, i due si toccano e comunque ha la meglio Billy perché Beppe 16 valvole non ci pensa nemmeno a sbarrargli la strada. Un timido tentativo di difesa, ma niente da fare, quindi l'ottava posizione è finita a Fabrizio Billi che in un paio di curve vede già davanti a sé il compagno di squadra di Michael 87 su Papiddu che in questo momento è settimo e segue Christian che comunque ha un buon vantaggio. Christian che ha perso ben due posizioni. Attenzione a Michael che si è appena fermato, credo. No, scusate, Michael è sempre al comando. Eccolo qua, Michael ai box. Forse è il caso di tenere l'inquadratura on board per vederlo meglio. Eccolo qui, apprezzate il pit stop. Molto angusta anche l'entrata ai box. Questa pit lane che è piuttosto stretta. Adesso Michael esce, vedete come disattivano il limitatore molto oltre la linea di uscita dai box. Anche qui molto attenti a non prendere il guardrail interno e tantomeno a pizzicare il cordolo, cioè il guardrail in uscita. E Michael rientra secondo alle spalle di Tonic 182 che deve fermarsi a soli 2 secondi di distacco. Quindi al momento sembra che Michael opti per le due soste, non sappiamo che coperture comunque ha montato, ma verosimilmente di nuovo le soft o le dure, perché se andrà per la seconda sosta, 60 giri da fare con le dure sono comunque un numero esagerato, quindi dovrà rifermarsi, vedremo cosa andrà a fare. Presumibilmente aveva le soft perché si è fermato dopo circa 20 giri. Ricordiamo che a Monaco il degrado delle coperture non è elevato per via delle basse sollecitazioni laterali che hanno i pneumatici, quindi l'impegno, essendo l'impegno ridotto sul battistrada, le coperture hanno un degrado piuttosto basso, cosa che si tramuta in un numero maggiore di giri percorsi. Quindi Tonic 182, attenzione, Tonic 182 l'ho perso di vista, ah no, si era fermato, scusate, ho pensato ad un ritiro, eccolo qui, esce dai box. Attenzione, Tommy 86 lo scalza in uscita dalla Santa Devota, i due vicinissimi. Tommy forse si era già fermato e ha guadagnato una posizione, però no, non lo reputo credibile questo vantaggio perché è infatti molto lento Tommy 86, a parte che non aveva il passo di Tonic, comunque
non credo si sia già fermato, anche perché appunto non avendo il passo avrebbe dovuto fare un gran mega giro per stargli davanti, cosa che non mi sembra che abbia fatto, e infatti non sembra neanche abbia cambiato copertura perché ha avuto problemi in accelerazione. L'avete visto con quanta facilità Tonic 182 prende la scia, fondo al tunnel, prova l'attacco all'esterno, ma ovviamente si difende Tommy 86 tenendo l'interno. E qui adesso attenzione, rischio per Tonic 182 che fa la barba al guardrail in entrata alla chicane delle piscine. Chicane velocissima, questa la più veloce del circuito, con il rischio di prendere il guardrail in uscita e distruggere la vettura. Per fortuna ha rallentato appena in tempo, ha evitato l'impatto che sarebbe stato fatale. Ma andiamo a vedere cosa succede nelle retrovie. Christian in battaglia con Nuvolari, ma lo supera senza problemi perché Nuvolari stava uscendo dai box. Quindi Christian è quarto e Simone è quinto. Sì, quindi Christian ha recuperato una posizione, a meno che Simone si sia fermato, mentre Christian no. Mentre dietro Fabrizio Billi ha recuperato ben altre due posizioni con... sì, era in vantaggio con le coperture, non avrà avuto grossi problemi a superare sul Papiddu che non ha il suo passo chiaramente in questo momento, e quindi recupera due posizioni anche se era terzo, e questo essere sesto adesso non può essere sicuramente una cosa positiva per lui. Comunque la gara prosegue e l'ordine è sostanzialmente invariato, scusate. Quindi Michael 87 dopo la prima sosta è tornato al comando, seguito da non più da MRK ma dall'altra Red Bull, quella di Tonic 182. Dopo il ritiro a soli 10 giri dall'inizio per un guasto al motore per MRK, scusate questi lapsus, devo prendere un attimo fiato. Comunque la gara è ricca di episodi, almeno finora è stata molto densa, non siamo riusciti a seguire tutto ciò che è accaduto in pista, ad esempio gli errori di Christian che dovrà giustificarci tra virgolette nel dopogara e capire come mai da terzo è piombato quinto. Sì, adesso è... no, è quarto, comunque ha perso posizioni, sicuramente era in una... era nella posizione per lottare e invece adesso è in una posizione di rincalzo ai piedi del podio, podio che invece ha conquistato in questo momento Tommy 86 grazie anche agli errori di Fabrizio Billi e dei piloti che lo seguivano, tra cui annovero di nuovo Christian, che hanno aperto le possibilità a Tommy per un finale a podio. Vediamo chi azzecca la strategia e soprattutto anche l'importanza di avere un buon passo, cosa che Tommy sembra star dimostrando adesso, visto che segue Tonic 182 a poca distanza. Tonic che sta guidando in modo molto pulito, diciamo anche conservativo, non si è azzardato a spingere, infatti il distacco è aumentato dopo la sosta, è salito di 1 secondo e 2, quindi siamo a 15 secondi e 2 tra lui e Michael 87 che... attenzione! Errore per Tonic, arriva lungo alla seconda chicane delle piscine, deve frenare per evitare il contatto con le barriere dopo che era salito sul cordolo. Avete visto quanto è pericoloso pizzicare i cordoli? Questo significa... potrebbe significare perdere direzionalità all'anteriore e finire a muro, già che queste vetture, come vedete, guardate che salti che fanno alla curva
del Massenè, cioè sì, del Massenè, anche qua l'uscita del casinò, avete visto letteralmente la vettura è decollata per qualche metro, ha perso contatto con l'asfalto e questo è molto pericoloso perché quando la vettura atterra, se non è ben composta la reazione, si può avere un testacoda e finire facilmente larghi. Adesso Tommy 86 ha perso qualcosina nei riguardi di Tonic 182, mi sembra che il distacco era intorno tra i due ed è salito a circa 4 secondi, a 3 secondi e 8 per la precisione, sì. Lo vedete in sovraimpressione, mentre Michael è veloce, andiamo a vederlo per curiosità. 1.14.9, quindi 2 secondi e 2 superiore a quello fatto registrare in qualifica, il che è quanto dire visto il carico di carburante che hanno queste vetture in questo momento, che dovrebbe essere sui 140 kg, non poco. Quindi Michael, nonostante i bloccaggi, mantiene una guida efficace, seppur aggressiva, e riesce a staccare ottimi tempi e aumenta il distacco. Adesso non abbiamo la registrazione in tempo reale, però aspettiamo di vedere il distacco aggiornato alla fine del siamo nel corso del 25esimo giro, sì, alla fine di questo 25esimo giro, anzi 25 già percorsi, questo è il 26esimo che arriva a conclusione adesso. E il distacco no, diminuisce, attenzione, perde un paio di decimi, niente di che, comunque ha un gran vantaggio Michael che può concentrarsi esclusivamente sulla pista avendo spazio e non avendo inseguitori nelle vicinanze. Questo è Tonic 182 che lo segue in seconda posizione, in terza Tommy 86 e in quarta Christian che sembra star recuperando qualcosa nei confronti di Tommy. Invece Tommy perde ancora, il distacco nel corso degli ultimi due giri è salito di ben 4 secondi, quindi è raddoppiato sostanzialmente il distacco tra Tommy e Christian. Tommy sicuramente deve avere programmato uno stint lungo se non si è fermato perché non è ragionevolmente veloce, cosa che mi sembrava che fosse prima perché avevo giudicato male pensando che Tommy potesse star vicino a Tonic 182, invece così non è stato proprio perché in questo momento non ha un gran passo, sembra avere anche problemi di coperture, non sapendo con che gomme girano non mi è dato neanche sapere cosa sta succedendo, posso solo interpretare. Da quello che vedo, Tommy ha evidenti problemi di gomme perché Christian, nonostante i testacoda, le botte a destra e a manca, gli sta alle calcagna e nel giro di poche curve lo potrà attaccare sicuramente. Aumenta ancora il distacco, perde altri 2,5 secondi Tommy 86, quindi è evidente che qualche problema ci sta, non mi sembra che abbia sbattuto, quindi deve essere un problema legato alle coperture. Riprendiamo questa lotta fra poco per capire cosa succede nelle retrovie. Qua abbiamo in quinta posizione Simone e sesto Fabrizio Billy che sta recuperando sul suo compagno di squadra. Billy che ha avuto un testacoda, aveva perso l'ala anteriore, si è fermato presumibilmente in anticipo cambiando coperture, adesso sta recuperando, tentando di recuperare posizioni. Vediamo cosa riuscirà a fare, come ha modificato la strategia per sopperire a questo problema. Attenzione, Corigliazzu, problemi ai box per lui. Non abbiamo capito cos'è successo, forse ha avuto un testacoda in uscita. No. Attenzione, è senza alettone. Attenzione,
Corigliazzo parcheggia e ritiro. Ritiro per Corigliazzo e anche per Suppapiddu e Nuvolari che abbiamo perso, scusate. Per Corigliazzo ritiro volontario. Vediamo cosa è successo perché l'ultimo dei ritirati deve aver sbattuto e perso l'alettone. Mandiamo un po' indietro le immagini nel frattempo. Aveva perso l'alettone in uscita dalla seconda delle piscine. È andato larghissimo. Ha preso un cordolo. Lì c'è anche un bug per quanto riguarda questa pista. Giusto per annoverare le altre imperfezioni. Quella parte di cordolo sembra essere piana, ma piana non è. Come se ci fosse un cuneo lì in mezzo. Infatti ha perso l'alettone. Si è girato. Quasi senza motivo, perché avrebbe dovuto semplicemente accarezzare le barriere. Poi qui vediamo che gli viene riparato l'alettone e poi lo riperde, quindi boh, deve essere stato un bug del gioco, una pista problematica che comincia a mietere vittime. Già metà dei partecipanti ha abbandonato. Nel frattempo Michael perde qualcos'altro nei confronti di Tonic 182, altri 2 decimi rosicchiati dal pilota Red Bull nei confronti del pilota Mercedes. Quindi Tommy 86 che adesso è ai ferri corti con Christian che lo segue a distanza veramente ravvicinata. Tommy blocca l'ingresso del Mirabeau e è in evidente difficoltà. Attenzione, Christian scalpa. Farsi mancare l'accelerazione qui in uscita dal portiere per tentare di superarlo in fondo al rettilineo, però Tommy si tiene largo e cerca di non far nettamente più veloce perché dopo la chicane del porto gli sta di nuovo sotto, si fa vedere all'interno alla curva del tabaccaio, bloccaggio per Tommy. E i due molto stretti all'ingresso della chicane delle piscine, ora la seconda delle piscine ancora vicinissimi. Attenzione, bloccaggio alla Rascasse per Tommy che all'Anthony Nogues si vede subito minaccioso alle spalle Christian che in questo momento non riesce a prendergli la scia e aspetta un'occasione propizia, forse un errore per infilarsi non appena vedrà un varco aperto e Christian giustamente non vuole prendersi rischi dal momento che ha già compiuto degli errori che gli sono costati tempo e posizioni. Adesso sta guardando con un po' più di attenzione e di calma la situazione e infatti avvicina tantissimo Tommy che si era concesso un lungo alla curva Mirabeau. E ancora vicini due all'uscita del portiere. Buona è l'accelerazione di Christian che questa volta ha seriamente l'opportunità di prendere la scia. E così è. Tommy si tiene all'interno con Christian che si fa vedere all'esterno. Lo intimida. Attenzione a contatto quasi due al porto. Alla chicane del porto. Christian aveva intimidato Tommy con quell'azione di disturbo e Tommy c'era cascato arrivando lungo e quasi a contatto appunto i due al porto alla Rascasse. Tommy perde il posteriore, gran controllo e Christian grande fortuna non tamponarlo, ma in questo momento Tommy è sicuramente in crisi di gomme perché da parecchi giri ha problemi anche qua, problemi di trazione in uscita dalla Santa Devota. Subito Christian gli si mette dietro per provare l'attacco all'ingresso della curva del Massenet. Largo è largo Tommy, ma è in centro pista, non c'è possibilità per passare lì per Christian. Christian ancora minaccioso alle spalle di Tommy all'ingresso della Mirabeau e alla vecchia stazione, praticamente appiccicati due. Ora vediamo se Christian uscirà bene al portiere per provare a superarlo in fondo al tunnel. Ed è così con Tommy che ha ancora un'indecisione in uscita dalla curva del portiere, ma stavolta Christian non è bravo a sfruttare l'errore, avere una buona accelerazione, quindi gli si tiene dietro e aspetta, tenta l'incrocio di traiettorie, aspetta forse anche il doppiaggio che comunque non favorisce le sue intenzioni di sorpasso. Attenzione, largo Tommy, forse ha pizzicato anche il guardrail in uscita dal tabaccaio, ancora problemi in frenata. Attenzione perché qui alla Rascasse Tommy prima aveva avuto un grande
quasi un testacoda, un grande sovrasterzo largo qua. Attenzione, Christian si gira! Christian si gira! Errore di Foga per lui. Vediamo se non ha riportato. Becca le barriere. Calmo, Christian. Ancora ci sono tanti giri e questi urti sicuramente non fanno bene alla macchina. Infatti ha perso tantissimo e forse non riesce più a tenere la macchina dritta, e già con i danni avuti per gli incidenti di prima che si sommano a questi. Ecco, per lui, attenzione, sovrasterzo in uscita dal casinò per Christian, che appunto con questi danni sommati a quelli di prima non sta avendo vita facile, ma lui se l'è cercata. Mi dispiace dirlo, doveva stare un po' più calmo. Tempo per superarlo. Qui si gioca anche d'astuzia, e Christian adesso deve di nuovo ripartire al recupero e deve di nuovo trovare il feeling con questa vettura estremamente danneggiata. Aveva superato un doppiato Beppe 16 valvole. Attenzione, Christian non riesce più a controllare la vettura. Vedete come scoda continuamente in uscita da ogni curva. Il retrotrae non è più stabile, tutte quelle botte. Attenzione, Christian, contatto con le barriere. Deve fermarsi per riparare o tentare di riparare i danni, Christian, ed è quello che fa. Infatti, va giustamente al pit, ma Christian, purtroppo, se l'è cercata. Doveva stare un po' più calmo. Pensavo che si fosse tranquillizzato dopo i primi errori. No, fa solo una semplice sosta. Non si ferma a riparare i danni. Attenzione, pizzica la linea in uscita. Questo potrebbe costargli una penalità, ma dal momento che la sua vettura è estremamente danneggiata, non mi sorprende questo errore. Christian doveva stare un po' più calmo. Adesso è preda dell'attacco di Fabrizio Billi, che grazie a questo errore ha l'occasione di recuperare un'altra posizione. Lui che è sesto, e quindi Cristian ha perso una posizione ai danni di Simone, oltre ad aver perso contatto con Tommy 86, che sicuramente avrebbe avuto modo di superare. Cristian lì si è giocato forse la gara. Aspetto a dirlo, perché anche Fabrizio Billi scalpita per superarlo. E adesso vediamo cosa succede, perché Christian ha veramente un controllo precario sulla sua vettura, che scoda ad ogni curva, lo vedete, blocca continuamente, non ha uscite pulite. Ogni volta che accelera perde un po' il retrotreno. Complice in questo anche un assetto sicuramente scarico. L'abbiamo visto nelle prime battute quanto faticava, faceva curve inderapaci. Christian, che dire, non ha la precisione di Michael. È un peccato, perché lui è abbastanza veloce, molto aggressivo, molto determinato, però in questo modo riuscirà a ottenere sempre poco e sempre meno di quello che in realtà meriterebbe. Infatti adesso brancola in quinta posizione, alla mercé di Fabrizio Billi, che invece rimonta dopo che anche lui aveva avuto un incidente in un contatto con le barriere. Dopo la seconda chicane delle piscine aveva perso l'alettone, sta recuperando posizioni. In questo momento Christian sembra aver ripreso un attimo confidenza con la vettura, anche grazie alle coperture fresche. Attenzione, pizzica il guardrail in uscita dalla Rascasse. Comunque sembra aver ripreso un po' di immagine su Fabrizio Billi, che ha coperture invece più vecchie. Ricordiamo che lui si è fermato per primo. Tanto facciamo riepilogo della classifica. Al primo posto Michael 87, che vede assottigliarsi il vantaggio su Tonic 182. Adesso Michael sta rispondendo, perché avevo visto il vantaggio scendere a 13 secondi e 8, mentre adesso è di nuovo a 14 secondi.
Quindi Tonic 182 in seconda posizione, in terza posizione Simone che sopravanza un incerto Tommy 86 che pure lui forse deve fare i conti con una vettura instabile perché è parecchi giri che ha problemi, addirittura adesso è nelle grinfie di Beppe 16 valvole, attenzione, pizzica il guardrail in uscita dalla Anthony Nogues. Tommy 86, anche per lui problemi con la vettura, non so se per via delle gomme. Ah, picchia duramente alla Santa Devota e perde l'alettone. Tommy 86 era in crisi e qui si vede tutta la difficoltà di tenere e gestire una macchina con coperture usate. Qua comunque le coperture giocano un ruolo fondamentale. Christian si riprende la posizione su Tommy, l'avete visto. L'ha appena superato. Adesso Tommy viene superato anche da Fabrizio Billi e quindi per lui un intero giro da fare senza alettone comporterà un dispendio di tempo notevole. Dicevo che guidare con gomme usurate è molto pericoloso perché la macchina diventa abbastanza scivolosa e non molto gestibile. Già che in questa pista i muretti sono piuttosto ravvicinati, se uno rischia con le coperture usate, s'azzarda di guidare con le coperture usate, potrebbe incappare in quel rischio che Tommy ha cercato, ma non gli è andata bene. Ha voluto sfidare alla roulette la fortuna nella città del. Non dico del gioco d'azzardo, ma Monaco è abbastanza famosa anche per i suoi casinò. C'è una curva di questo circuito intitolata proprio Casinò, quella che sta percorrendo adesso Beppe 16 valvole. Beppe che sta facendo la sua gara tranquillo ed è settimo, infatti senza errori, anche se è l'ultimo perché dietro di lui, ritirati a 26 giri, Corigliazzo, ritiro volontario, in seguito incidente, Suppapiddu in seguito ad incidente, Nuvolari. Anche lui incidente, mentre ritiro per guasto meccanico a soli 9 giri dall'inizio per MRK37, peccato perché era stato un ottimo protagonista. Adesso attenzione alle prime posizioni perché Michael ha perso 3 secondi, cioè 2 secondi, adesso 3 secondi. Ah, attenzione, si gira Michael in uscita, rivediamo subito il replay, in uscita dal portiere si gira. E picchia contro le barriere anche se non a gran velocità, ma perde tantissimo tempo Michael. E adesso ha qualche problema di guida. Sta guidando molto piano, forse ha gomme anche lui consumate. E per Michael giocare d'azzardo non è sicuramente un'opzione consigliabile, visto che i suoi diretti avversari sono distanti, deve stare un po' tranquillo anche lui. Rientra in box. Sì, evidentemente era con coperture usurate. Aveva messo le soft. Adesso presumibilmente monterà le hard per il suo ultimo stint. E Tonic lo supera in questo momento. Aveva un vantaggio di 15 secondi e aveva che aveva accumulato nel secondo stint, poi stava cominciando a perdere ed era proprio in virtù delle coperture usurate, ma con quel testacoda e quella toccatina al guardrail ha danneggiato sicuramente la vettura e ha perso un po' di più, quindi adesso rientra dopo la seconda sosta alle spalle di Tonic 182, ma con quasi 8 secondi di distacco, mentre dopo la prima sosta era rientrato dietro, ma con 2 secondi di distacco. Quindi in terza posizione dovrebbe essere Simone, sì, che si conferma ai piedi del podio dopo l'errore di Tommy 86. Scusate, non ai piedi del podio, ma sul gradino più basso del podio. Questo è Christian che tutto sommato tra una sbandata, un derapage, una toccatina e non so quante soste riesce a tenere la quarta posizione, anche perché gli altri non si sono certo non si sono certo diciamo
distinti per non aver compiuto errori, salvo forse Beppe 16 valvole che comunque è abbastanza arretrato. Adesso è in quinta posizione, no, è in sesta posizione. Attenzione, il ritiro di Fabrizio Billi che non abbiamo apprezzato proprio negli ultimi giri. Che peccato, andiamo a rivedere cosa è successo, visto che non si è ritirato da molto tempo. Andiamo a riprendere il replay, vediamo cosa gli è capitato. Non è stato così. Non era così arretrato. E ha picchiato all'uscita del casinò. Ha preso il guardrail all'interno della curva del casinò, cosa che ha mandato la vettura larga sull'uscita del casinò e contro le barriere, e ha perso completamente la sospensione e la ruota anteriore sinistra e si è dovuto ritirare. Quindi abbiamo metà dei piloti ritirati e questo non è un buon segno, però dal momento che i partecipanti non erano tanti, ma questa è la gara di Monaco e tutto può avvenire. Abbiamo visto come sono venuti a mancare diversi piloti. Attenzione, l'errore di Tonic 182 in entrata all'Haras Cass, anche lui con gomme alla frutta, azzarda il pit stop ritardato per evidentemente cercare un vantaggio sul finale. Quello era un replay. Adesso abbiamo le immagini in diretta con Tonic alla curva del casinò che mantiene la seconda posizione, quindi Michael riprende la leadership con 8 secondi 8 di vantaggio su Tonic e ben 37 secondi su Simone che, lo vedete, sta transitando adesso sul traguardo, eccolo lì alla curva della Santa Devota. Attenzione, Christian quarto, becca di nuovo le barriere. Christian veramente deve contenersi. Che volo! Ha tagliato il cordolo. Evidentemente aveva giudicato male la frenata. Rivediamo in questo replay. L'avete visto? Apprezziamo di nuovo le immagini. Aveva sicuramente ritardato la frenata. Quando se n'è accorto ha cercato di tagliare per evitare lo scontro con le barriere. La vettura decolla e rimane su due ruote e picchia duramente di nuovo contro le barriere con la sospensione posteriore. Quindi vettura ammaccata al massimo. Adesso in frenata vedete quanto gli scappa il posteriore. Deve fare zig zag e quindi ancora problemi per lui. Qui attenzione, il rischio di un altro incidente strettissimo alla chicane delle piscine. Che peccato, deve stare comunque un po' più calmo. Christian oggi avrebbe avuto l'opzione del podio quasi assicurata e si gira alla Antonino Ghez. Adesso non mi sembra scontato. Viene pure superato. No, quello era Beppe 16 valvole che lui aveva presumibilmente doppiato. Attenzione di nuovo alla Santa Devota, problemi per Christian che a questo punto non so se ce la farà a fare, perché abbiamo superato appena da poco metà gara. Attenzione Christian, che cosa deve fare per contenere questa vettura nervosissima? Ma oggi se l'è cercata, insomma, ha sbattuto a destra e a manca la vettura e poi questi sono gli effetti con l'impossibilità di stare proprio in pista con vettura danneggiata. È difficilissimo, impossibile guidare. Christian comunque sa che può prendere punti e non si è ancora ritirato, non glielo auguro di sicuro, però deve stare tranquillo. Christian a questo punto deve guidare veramente calmo e non rischiarsela più, perché potrebbero arrivargli occasioni, ma lui già ne ha sprecate parecchie oggi. Stavo dicendo avrebbe avuto il podio assicurato, ma con questi guai mi sa che il podio lo vedrà col binocolo. E ancora scodate massicce per la sua vettura. Questo
Quindi vediamo qui inquadrato Michael 87 che dopo aver rischiato anche lui di rovinare la gara con un testa coda in uscita dalla curva del portiere a causa delle gomme usurate, ha ripreso la leadership e sta guadagnando su Tonic 182 che si è fermato un paio di giri dopo e adesso il distacco è salito dai precedenti 8 secondi a 11 secondi, quindi Michael sta cercando di prendere subito vantaggio e amministrare la parte finale di gara, gara che è ancora molto lunga, abbiamo superato non da molto la metà gara e abbiamo una situazione ormai consolidata, salvo errori, errori da cui appunto i piloti non si sono astenuti, nessuno in particolare. Credo, se non ripeto, Beppe 16 valvole perché o Simone mi sembra tra quelli che non ha compiuto errori se non una partenza infelice che lo ha visto perdere numerose posizioni, forse anche eccessiva prudenza in prima curva, prudenza che è sacrosanta e ci deve essere per questo poi si riescono a ottenere buoni risultati se non si cerca di strafare. L'errore anche minimo non viene perdonato. Errori in cui, dicevo, sono incappati tutti i piloti, meno che il povero MRK37 che vedevo molto molto confidente con la vettura e purtroppo si è ritirato a soli 9 giri dall'inizio per la rottura del propulsore. Vediamo poi dopo la gara in conferenza se ci vorrà spiegare se è stato un guasto inaspettato, se è stata una strategia con un assetto un po' azzardata, anche perché diciamo che lui seguiva da vicino Michael, quindi avrebbe potuto anche avere problemi di temperature. E quindi questo potrebbe aver comportato anche la rottura. Tanto questo era quello che è successo nelle prime battute di gara. Si sono ritirati successivamente per incidenti a titolo vario di cui non abbiamo avuto modo di assaggiare il replay anche perché ci sarebbe voluto troppo. Abbiamo avuto incidenti per Nuvolari, Suppapidu, Corigliazzo e infine Fabrizio Billi che stava facendo una buona rimonta dopo l'errore che gli era costato la perdita della Lettone, invece si è ritrovato a sbattere duramente alla curva del Casinò, giusto per ricordare quanto sia difficile controllare queste vetture in un tracciato così angusto. Tanto in chat ci segue appunto Fabrizio Billi che ci sta dicendo che ha avuto facendo una buona gara, non sembra aver risentito della tua tamponata. Billi, comunque ce lo spiegherai fra poco se vorrai tampa nel dopogara, ti aspettiamo E comunque andiamo avanti perché la gara ancora ha 32 giri da completare con Tommy che si è addirittura ripreso la posizione su Christian. Vediamo che solo i primi tre sono a podio e tutti gli altri doppiati di almeno un giro con Michael che taglia il traguardo del 47° giro. In questa tornata non ha guadagnato tantissimo su Tommy. Mi sono reso conto del distacco, lo controlleremo bene al prossimo giro. Che perché verosimilmente Simone con 41 secondi non ha grandi possibilità, non gliela voglio buttare perché sta facendo una grande gara, ma quando ho parlato veramente che mi sto zitto e auguro in bocca al lupo a tutti i piloti, cercate di completare la gara, che perché solo 5 vetture in quanti hanno finito, anzi 6 vetture,
Quindi Christian, con tutti i suoi problemi qui inquadrato, cerca di tenere la quinta posizione dopo aver perso la quarta a favore di Tommy, che pure lui aveva avuto qualcosa da ridire con le barriere. Forse aveva azzardato troppo con la sosta ritardata e si è ritrovato a sbandare in uscita dalla Santa Devota a picchiare contro le barriere. E Steel Warrior ci lancia un commento simpatico dalla chat. Eh sì, Christian deve avere veramente tutto storto, però se l'è cercata, mi dispiace dirlo, è un peccato perché stava facendo una buona prestazione e ha bisogno di una buona prestazione per rilanciarsi in questo campionato. Lui che è veloce, ma ogni volta in qualifica fa grandi prodezze e in gara si perde in un bicchiere d'acqua quasi, per non dire appunto. Deve essere un attimino più tranquillo. Attenzione! L'ho gufata, mi dispiace. Christian. Eccolo lì che prende male il cordolo, esattamente lo stesso tipo di incidente. Prende male il cordolo all'ingresso del casinò e picchia duramente in uscita con le macchine che appena pizzicano il guardrail, sia per la velocità sia per l'asfalto irregolare, volano letteralmente, non si possono più. Avvallamento che produce un sobbalzo notevole, poi l'assetto che non sappiamo come Christian abbia tarato riguardo le molle, l'assetto che fa pure una buona parte in tutto ciò. Comunque lì appena prendi le barriere c'è poca storia, vai a muro e è fine. Adesso Christian riparte, si poteva a questo punto fermare anche per riparare i danni, intanto Beppe 16 Valvole aveva un giro di ritardo e qui davanti abbiamo Michael che ha giusto da poco doppiato il precedentemente inquadrato Beppe 16 Valvole. Adesso andiamo ad aggiornare il distacco perché sì, è aumentato a 12 secondi e 8 e vediamo a quanto ammonta dopo 50 giri percorsi. Michael mi sembrava aver recuperato bene dopo la seconda sosta. Sì, recupera un altro secondo abbondante, anche di più. Quindi Tonic a questo punto cerca di amministrare, sicuramente salvo errori clamorosi non dovrebbero esserci variazioni significative, con Simone che sornione si sta facendo la sua gara, guida tranquillo, neanche aggressivo, molto pulito e generoso con la vettura, entra toccando poco i cordoli. Qui alla Santa Devota addirittura non si azzarda lontanamente ad avvicinarsi alle barriere, quindi giudiziosa la sua guida. Sicuramente il terzo posto non capita tutti i giorni e Monaco è l'opportunità che tutti i piloti aspettano per brillare, ma anche il posto in cui giocando all'azzardo con la fortuna si può uscire, se ne può uscire con le ossa rotte. Qualcosa ne sa Christian, non di ossa ma di vettura rotta e sospensioni rotte, perché si è fermato 5 volte credo e forse non è l'ultima, non gliela voglio buttare, quindi speriamo che continui a fare una gara. Attenzione, indecisione in uscita dal portiere, stavo parlando troppo quindi meglio stare zitto, non parlare di errori, lasciamolo guidare tranquillo visto che ha già i suoi problemi a cui badare. Torniamo a seguire un po' le vicende di Tonic che avevamo lasciato da parte, che sta guidando anche lui in maniera molto pulita, tra quelli che ho visto guidare oggi nel migliore dei modi figurano i due della Red Bull, non, e dico non mi stanco di ripeterlo perché
veramente quest'oggi. Davvero concreti, puliti, efficaci, e infatti il secondo posto lo dimostra di Tonic che partiva quarto, ma poi ha avuto un problema. Attenzione, Beppe, 16 valvole ai box. Dicevo, Tonic è partito quarto, forse ha avuto un'indecisione in partenza, si è visto soffiare qualche posizione, però poi con la leadership. Non ha perso, scusate, non ha perso tanto tempo. Adesso, complici gli errori altrui, si è ritrovato in seconda posizione. In una gara senza sbavature di spessore, dove appunto ciò che conta è non fare errori e guidare puliti, Tonic sta dimostrando di aver recepito bene questa condotta di guida. Anche grazie a un assetto particolarmente buono, da quello che riesco ad apprezzare qui dal camera car, mi sembra appunto che il pilota abbia trovato il giusto feeling e un buon compromesso con la vettura, quindi guida senza eccessi, ma neanche senza remore. Lo vediamo che affronta le curve prendendosi tutto lo spazio possibile, però non abusa dei cordoli. Non è neanche violento nelle sterzate e nelle accelerazioni. Sembra abbastanza sicuro di sé. Anche MRK, infatti, all'inizio MRK seguiva a meno di un secondo costantemente per i primi 9 giri Michael, se non che dopo quella rottura sono svanite le chance di una possibile vittoria. E quindi ha lasciato il secondo posto al compagno di squadra che sta gestendo questo momento in maniera esemplare, come pochi piloti hanno fatto oggi. Anche Michael, in tutta la sua bravura, non si è appunto astenuto dal fare errori, ha avuto un contatto con le barriere senza riportare danni gravi comunque. Ed è riuscito a riprendere la testa della corsa, che sta continuando a guidare quando mancano 25 giri. Adesso ne mancano 24, con Michael che incrementa, anche se di poco, il vantaggio su Tonic 182. In questo momento significative variazioni in pista, anche perché Christian, dopo quell'erroraccio, ha perso tantissimo su Tommy, e se Tommy non sbaglia, Christian resta in quinta posizione, mentre potrebbe combinare qualcosa a Beppe 16 valvole, migliorare il suo passo. Vediamo, gira abbastanza alto, 1.18, 1.20, 1.17 il suo miglior giro, 1.17.6 proprio nell'ultima tornata, mentre Christian gira sul piede dell'1.16, l'ultimo giro 1.23, quindi salvo clamorosi errori dovrebbe riuscire a gestire questo quinto posto fino alla fine. Intanto Simone nelle retrovie, diciamo, non retrovie, scusate, nel terzo posto, ma a gran distanza dalla testa della corsa, ha un distacco di 47 secondi, e questo distacco mi sembra aumentare perché Michael ancora ha un gran passo, l'unico che sembra tenergli testa è Tonic. Vediamo un attimo la lista dei tempi. Miglior giro di Michael è stato 1.14.6 circa una dozzina di giri fa. Adesso gira sull'1.15, ovviamente le coperture si consumano, mentre Tonic, miglior giro in 1.14.8 e l'ultimo in 1.15, quindi sì, Tonic riesce a matchare i tempi, cioè a tenere il passo di Michael 87.
infatti il loro distacco è abbastanza lineare, tra i 12 e i 13 secondi con che abbiano più o meno fatto errori o trovato traffico in pista, anche se verosimilmente con 6 vetture trovare traffico è qualcosa di eccezionale. L'unico che sta trovando traffico in questo momento pare essere Michael, che tra un po' andrà a doppiare per la seconda volta il fratello. Lo vedete lì davanti dalla camera car di Michael, Christian, che adesso passa alla chicane della vecchia stazione, quindi sicuramente darà strada. Non appena aggiungeranno bandiere blu a quest'ultimo, sostanzialmente Monaco è così. La gara può assumere contorni vivaci solo in virtù di errori di guida o particolare abilità nelle strategie da parte dei piloti. Diversamente, una volta consolidati gli stacchi, non cambia pressoché nulla. L'unico sorpasso degno di nota che ho visto è stato quello di Tonic 182 su Fabrizio Billi, che comunque è stato, forse coadiuvato dal fatto che Tonic avesse coperture più fresche, oltre che anche un passo migliore. Oggi il duo insomma, i due della Red Bull, ecco, Christian intanto si fa da parte, né i due della Red Bull né i due. Attenzione, Michael lungo alla chicane del Mirabeau, trova salvezza nella via di fuga. Fortunatamente per lui, forse non voleva perdere troppo tempo e quindi si è azzardato un attimo a ritardare la frenata, ma quello è stato un errore che poteva pagare caro e sicuramente non vuole perdere tempo. Ma attenzione, anche sotto al tunnel pizzica un po' il guardrail e in frenata la chicane del Porto arriva leggermente lungo. Forse Michael si è un attimino deconcentrato, meglio che sto zitto e noi gliela butto pure a lui. Perde 2 secondi su Tonic 182, che forse adesso si galvanizzerà un po' dopo aver visto questo distacco assottigliarsi. Andiamo a vedere che combina Tonic, che affronta adesso la chicane, la seconda delle piscine. Entra alla Raskas, largo, alla Antonino Ghez, anche qui largo senza abusare del manto stradale. Quindi il loro distacco è sceso di 8, ma adesso Michael potrà recuperare, mentre tra un po' sarà il momento anche di Tonic 182 per il doppiaggio di Christian, quindi perderà qualcosina anche lui. E nel frattempo Simone mantiene saldamente la terza posizione, mentre Tommy 86 è in quarta posizione, Christian in quinta posizione, con Beppe 16 valvole a chiudere il gruppo delle vetture in gara in sesta posizione. Pensate, di 11 vetture partite, solo 6 sono attualmente ancora in gara, con tutti gli altri, quindi quella di Cogliazzo, di Suppapiddu, di Nuvolari e di MRK37, unico ritirato per guasto meccanico. Ricordiamo che un simile guasto. Attenzione, Michael di nuovo al pit. Strategia ultra aggressiva per lui. Avrà messo solo soft, quindi si è dovuto fermare una terza volta, quindi gli ultimi 20 giri scommetto che avrà montato soft, verosimilmente con vettura più scarica il consumo decresce. Michael molto prudente in uscita box, vuole tagliare la linea. Tonic 182 passa davanti, ma non ha molto vantaggio, poco meno di 2 secondi, 1 secondo e 7. E se Tonic non si fermerà, per Michael forse sarà difficile recuperare questa posizione. Vediamo nella guerra delle strategie chi ha fatto la scelta tattica migliore, perché un tracciato come Monaco, dove i sorpassi sono praticamente impossibili,
Le alternative vengono o dagli errori o dalle strategie. E proprio per un errore di strategia, Michael perse la prima posizione al Gran Premio di Spagna, l'appuntamento di 2 settimane fa. Adesso Tonic 182, vediamo come andrà a rispondere. Attenzione, guadagna qualcosa nei confronti di Michael, che comunque si sta guidando tranquillo proprio per mandare in temperatura i pneumatici senza rischiare. Accusava un distacco di 3 secondi, adesso di circa 3 secondi e mezzo. Adesso il distacco è sostanzialmente invariato, solo 2 decimi inferiore. Attenzione, ho qualche problema tecnico. Dunque, scusate. Tonic 182 ha proseguito e non si è fermato. Adesso si trova davanti Christian e questo potrebbe costituire un problema per lui, perché sicuramente lo rallenterà un attimo e darà modo a Michael di recuperare. Infatti i due sono già molto più vicini rispetto a prima, con Michael che esce dal tunnel e Tonic che affronta adesso la chicane del porto. Anche Michael la affronta adesso, quindi Michael lo vede davanti. Attenzione, Christian non si fa da parte alle piscine e crea qualche problema a Tonic, che lo va a doppiare con grande difficoltà. E qui forse la malizia del gioco di squadra indiretto. I due sono fratelli, adesso magari a Michael darà spazio subito, verosimilmente, però questo non si fa, è antisportivo. Con Tonic che ha rischiato tantissimo in quel doppiaggio. Eh sì, eccolo lì che si sposta immantinente, quasi a comando. È un episodio un po' disdicevole questo per Christian, che non ha fatto una gara esemplare oggi. Dà modo così a Michael di accorciare le distanze, praticamente dimezzare il distacco, perché da 3 secondi e mezzo sono passati 1 secondo e 6 di 2, e già Michael lo vede davanti a sé. E se non vedo male, Tonic dovrebbe addirittura proseguire questo stint, perché credo sia con le dure, a meno che non abbia pure lui le morbide. Se si ferma, si fermerà a questo o al prossimo giro. Però forse ha scelto un pessimo momento per fermarsi, ritardando la sosta. In questi casi un po' meglio anticipare. Infatti Michael gli giunge adesso quasi sugli scarichi. I due sono sul rettilineo di partenza, quindi ecco, sì, il distacco si accorcia, però non di tanto, solo di 3 decimi tra i due. Ma per Michael ci sono 16 giri ancora per sferrare l'attacco a Tonic 182, sempre che quest'ultimo non si debba fermare ancora ai box. Adesso vediamo cosa andrà a succedere. Lo vedo un po' nervosetto. Tonic sente un po' la pressione di Michael alle spalle, o anche gomme consumate, quindi un po' l'una, un po' l'altra causa concorrono a questi bloccaggi che non avevo osservato prima. Comunque, contenuti, non ci sono stati errori sostanziali per lui. Con Michael che lo agguanta ad ogni frenata, anche se Tonic ha una buona trazione, anzi direi un'ottima trazione, specie se con gomme dure. Ha un'ottima trazione in uscita dai tornanti e allunga quasi subito, quindi Michael recupera relativamente poco, diciamo. Adesso ha l'Anthony Nogues, i due non sono molto vicini, quindi non c'è per Michael l'opportunità di tentare il sorpasso in fondo al rettilineo. Arriva anche il giro veloce, che è scontato, perché Michael su coperture soft recupera ben 8 decimi nell'ultimo giro. Adesso apprezza anche la scia e cominciano a farsi presenti gli errori per Tonic 182, che ha avuto un ingresso infelice alla curva del Massenet e al Casinò ancora largo. Ha dato modo a Michael di tentare un attacco. Adesso qua la vecchia stazione, i due incollati, con Michael che deve badare
attentamente a non toccarlo, ma che scalpita per superarlo, perché credo che Tonic non si fermi più a questo punto. Attenzione, comincia ad andare largo, sente la pressione, più l'usura dei pneumatici si fa sentire, si notano questi bloccaggi che diventano un po' più frequenti, anche queste indecisioni in accelerazione. Attenzione, gran bloccaggio alla Raskas con Michael vicinissimo, che adesso allarga l'Anthony Nogues per prendere una buona scia in uscita dalla, appunto, dal tornante dell'Anthony Nogues. Ma ottima la trazione della vettura di Tonic, che ha trovato un buon compromesso, ma sbaglia tutto in uscita dalla Santa Devota, e Michael si fa vedere a destra e a sinistra, ma qui non va all'attacco perché è impossibile superare, anzi controproducente, rischiosissimo. Comunque si tiene aggressivo, giustamente Michael cerca di indurre all'errore Tonic, che nonostante i bloccaggi non demorde, addirittura Michael in un'impropria salita sul cordolo della vecchia stazione cerca di incrociare le traiettorie in qualche modo, di avere una migliore trazione, ma quello gli ha fatto perdere decimi importanti. Infatti in fondo al tunnel vede allontanarsi Tonic, non riesce a superarlo, quindi Michael deve prendersi un altro giro per studiare le mosse di Tonic e tentare di sopravanzarlo quando meno se l'aspetta. Adesso mancano quasi 13 giri alla fine, siamo alla conclusione del 58esimo del 64esimo giro. Attenzione, ho avuto un lag. Attenzione anche qua al duello, perché Tonic non demorde. A questo punto mi sembra chiaro che non si debba più fermare. Ancora largo al Massenet, Michael lo avvicina tantissimo in uscita dal casino. Ancora errore e indecisione per Tonic, che dà modo a Michael di avvicinarlo. Michael affronta in maniera innaturale la curva della vecchia stazione, abusa anche troppo del cordolo, così perde solamente tempo. Invece dovrebbe concentrarsi a uscire bene dalla Mirabeau bassa e dalla curva del portier, dove può guadagnare quello che gli serve in uscita per prenderne la scia e superarlo in fondo al tunnel. Cosa che ancora non gli riesce, nonostante le coperture, avete visto quanto è critico superare. Quindi è tutta una guerra di nervi e di strategia, adesso più di nervi, perché tra i due, nonostante l'imparità di condizioni, per Michael è difficile superare, per Tonic è difficile scappare, visto che monta gomme dure e usurate, mentre Michael ha il soft freschissime, scalpita per superare Tonic. Avete visto, hanno un distacco contenutissimo in 3 decimi. Per Michael è addirittura rischioso seguirlo così vicino. Forse deve giocare un po' d'astuzia e lasciarlo andare per riprenderlo in poche curve, sferrare l'attacco. Ecco, stavolta fa una traiettoria migliore in uscita dalla vecchia stazione. Appunto Michael deve aspettare qui questa curva per l'attacco. Adesso arriva anche l'errore di Tonic, che dà sicuramente una mano a Michael a prenderne la scia. Però è buona la velocità di punta di Tonic, che non si fa superare. Largo alla chicane del porto, sale sul cordolo e va un po' lungo, ma tiene dietro ancora Michael, che al tabaccaio perde un po' la linea e perde qualche metro importante su Tonic. A questo punto sarà in finale incandescente, una lotta esclusiva per la prima e seconda posizione, con Tonic che adesso è impegnato ancora a tenere a bada Michael che cerca in tutti i modi di distrarlo, si fa vedere continuamente sugli specchietti a destra e a sinistra, aspetta l'errore, sicuramente non proverà ad attaccarlo qui alla salita del Massenet. E quindi aspetta un attimo, forse anche l'errore al casino, e che errore che arriva da parte di Tonic, e Michael si fa vedere all'interno della curva Mirabeau, larghissimo Tonic, e poi va a chiudere. Michael cerca l'interno alla vecchia stazione, i due strettissimi, quasi a contatto,
Attenzione, Tonic non riesce più a tenere in pista la vettura e ancora problemi di accelerazione in uscita dal portiere. Michael all'interno al tunnel, larghissimo. Tonic tocca le barriere, Michael ha una buona opportunità, si butta all'interno, i due si toccano, attenzione, grande sportellata, ma Tonic lealmente fa passare Michael. Che lotta, Michael non ci sta, però mi sembra che abbia subito un po' di danni, anche se adesso Tonic zigzag massivo per lui, non ce la fa più a tenere la vettura dritta, ma anche Michael sta avendo qua i suoi problemi, forse quella toccata è stata decisiva. Un po' dura la difesa di Tonic, però ci sta, i due stanno lottando per la prima e seconda posizione quando mancano solo 10 giri. Vedete quanta difficoltà ancora a Tonic per mantenere in pista la vettura, e ancora non è finita, finale al cardiopalmo con Michael che non è riuscito ad allungare tantissimo. Tonic gli è rimasto vicinissimo, qui i due quasi al contatto, il Mirabeau è ancora, stavolta si invertono i ruoli, e Tonic che è l'inseguitore, Michael che deve scappare e fare la lepre, non ci sta riuscendo, ma adesso Tonic con queste incertezze nella parte lenta lo aiuta. Avevo visto addirittura prima il rischio enorme che si è preso stringendo tanto al casino, stava rischiando di toccare le barriere, attenzione, contro sterzo per contenere sovrasterzo in uscita dalla chicane del porto, e ancora errore al tabaccaio con un contatto con le barriere per Tonic. Però Tonic se è facendo un gran lavoro, perché Michael non sta più avendo quello spunto per scappare, ma Tonic comunque non gli sta neanche facendo troppa resistenza. Adesso si allunga, sì, adesso c'è un secondo e sei tra i due. Tonic aveva cercato di rimanere vicino per infastidire Michael, indurre lui all'errore, cosa che invece era riuscito a fare Michael proprio qui dove sta passando adesso la curva del Mirabeau. Era andato largo Tonic, ecco, tutto inizia da qui, e poi Michael vicinissimo alla vecchia stazione, sempre a tenere sotto banco, volevo dire, Tonic, che è largo, e appunto come è andato largo adesso al portiere ha dato modo a Michael di affiancarlo al tunnel, anche se Michael si è tenuto prima interno, poi si è buttato esterno in uscita dal tunnel, si è lanciato all'interno della chicane del porto. Tonic è nato veramente tardi, l'ha toccato, i due si stavano anche andando a girare, ma hanno saputo gestire le vetture con un sorpasso veramente estremo, eppure una difesa estrema. C'è stata una grande questa prima posizione. Adesso la lotta mi sembra consolidata, perché mancano 9 giri, anzi 8, e il distacco sale a 2 secondi e mezzo. Tonic, sì, Tonic ha le gomme alla frutta e non so se ha coperture soft, vero signore? Quel che ricordo si era fermato piuttosto tardi, e mi sembra piuttosto in anticipo, mi sembra strano che abbia le soft, forse a montare dopo gara. Comunque ha cercato in tutti i modi di opporre resistenza, ma la sua vettura, nonostante avesse un ottimo equilibrio e un'ottima trazione anche in uscita, non ha potuto nulla contro Michael, che forte di gomme fresche, ha avuto la marcia in più al momento esatto per superarlo, anche se è stata Tonic è stato deciso e fermo nel tentativo di non concedere spazio a Michael, però a un certo punto ha dovuto mollare. Adesso Michael allunga verso il suo terzo successo in campionato, cercando di consolidare questa seconda posizione, con Simone sempre in terza posizione e Tommy 86 in quarta, Christian in quinta. Christian che ha recuperato finale di gara, vediamo se sarà più calmo e ragionato nel
nelle battute finali, anche se credo che Tommy abbia migliorato. E lì dietro Beppe 16 valvole, neanche troppo distante, che anche lui potrebbe beneficiare dell'eventuale errore di uno dei due. Eccolo lì, Beppe che taglia un leggermente alla chicane delle piscine, quindi seguiamo questa lotta per la quarta e quinta posizione, visto che... Attenzione! Tonic 182, rivediamo il momento in uscita dalla chicane del Porto. Abbiamo visto una grandissima scodata del posteriore, un'indecisione marcata in accelerazione dovuta alle gomme che sono allo stremo delle loro possibilità, e adesso recupera, cioè perde tantissimo, potrebbe perdere anche la seconda posizione se dovesse fermarsi, però gli auguro di no perché comunque ha un buon vantaggio. Quindi attenzione, largo alla curva del Massenet, pizzica il guardrail. A questo punto forse gli conviene seriamente fermarsi. Tempo ancora in pista nei confronti di Simone, che adesso forse cercherà di spingere un po' per recuperare. Nel frattempo dietro è Christian, che bene o male sta recuperando dai suoi errori, cerca di redimersi dalla corsa di oggi disdicevole per lui, con Tommy che comunque sta facendo un buon lavoro essendo partito nelle retrovie. Però adesso ha una forte indecisione in uscita dall'Antonino Ghez, e subito arriva l'opportunità per Christian di superarlo quando mancano solo 6 giri alla fine. Largo anche qua alla chicane, alla curva della Santa Devota, e Christian accorcia ancora le distanze. Attenzione, Christian entra male al Massenet, pizzica leggermente il guardrail, deve stare un po' calmo. Sicuramente Tommy a questo punto resisterà fino alla fine perché mancano pochi giri, mentre non sappiamo se Tonic si... Ecco, sì, infatti Tonic si è fermato giudiziosamente fino a che aveva tempo e gli conveniva farlo. Ha tentato di fare lo stint allungato e non ci è riuscito, ma... Meglio non giocare d'azzardo con la fortuna. Quando hai un secondo posto, tienitelo, che sono punti importanti. La tua occasione c'è stata, hai fatto una bella figura, e quindi speriamo adesso di vedere una gara tranquilla. Ma attenzione perché la lotta non finisce. Ancora bagarre per il quarto posto qui tra Tommy 86 e Christian. Aspettato recuperasse tanto su Tommy, magari Tommy ha sbagliato, quindi attenzione, Christian si tiene troppo alla larga dalla scia di Tommy, e questo non è un buon segno. Forse ha paura di tamponarlo, o forse è solo pretattica arrivare lungo alla frenata, mentre Tommy è impegnato a guardare gli specchietti. Christian accelera come un pazzo, non deve, deve stare un po' più calmo perché ha scodato di brutto la sua vettura. E Christian, diciamo, si sta ritrovando motivato adesso che ha Tommy, cerca di superarlo a tutti i costi. Adesso Christian sicuramente, appunto, ha una concreta possibilità di attaccare Tommy, perché Tommy è in difficoltà. Se non ha picchiato le barriere, ha di nuovo gomma alla frutta. Però è strano perché Tommy non si era fermato tanti giri fa. Attenzione, Tommy taglia leggermente alle piscine. Stavolta giudiziosamente rimane alla larga Christian. Mi sembra strano che Tommy sia così lento, deve aver sbattuto e aver preso danni seri. Ma anche Christian ha parecchi danni, comunque sta facendo un buon lavoro. Adesso si mette invece in scia, un po' di zigzag interno esterno, adesso interno, e si rimette all'esterno. Un'azione di disturbo nei confronti di Tommy 86, quando mancano solo 4 giri alla fine, anche meno, 3 giri adesso che Michael taglia il traguardo del 75esimo giro, e potrebbe arrivare nelle battute finali l'attacco di Christian, se Tommy non sbaglia, e Christian non fa altrettanto. Non gliela voglio gufare, però stavolta faccio seriamente il tifo per Christian.
perché dopo tutti quei pit che ha fatto, almeno sta facendo una buona rimonta, ha dimostrato di non aver perso lo smalto e la grinta per combattere. Attenzione, qui i due sono a distanza e grande scodata in uscita dalla chicane del porto, qui vicini i due alla curva del tabaccaio, poi dentro le piscine con Christian Largo e anche Tommy. Sul cordolo saltano i due il cordolo senza grossi problemi. Adesso alla Rascasse, gran bloccaggio per entrambi, però le due linea pulita. Qui la differenza può essere uscita la trazione in uscita dalla Antonino Ghesse. Stavolta Christian è più vicino, ma non abbastanza da prenderne la scia. Attenzione che Tommy arriva a lungo, ha problemi in uscita dalla Santa Devota. Sicuramente manca direzionalità nella sua vettura. Anche qui indecisione alla curva del Massenet del Casinò. E di nuovo in uscita dal Casinò. Christian lo guarda minaccioso, ma non si azzarda a buttarsi dentro. Sta aspettando un'occasione propizia, forse qui in trazione. No, purtroppo scoda troppo la vettura, non ce la fa a tenere botta. Adesso ci prova all'ultimo. Taglia la chicane, deve restituire la posizione. Mi sa di no perché ah no, adesso forse mi sa che la restituisce. Scappare Christian. No, ma attenzione, c'è un problema qui. No, Tommy risulta davanti a Christian, che era doppiato di due giri. Quindi sì, quindi praticamente si voleva sdoppiare, ma in pratica stava per combinare una cagata pazzesca. Lo stava per tamponare, stava per finire fuori. Comunque, visto che ormai tutto si avvia a una conclusione più che ben definita, gustiamoci l'ultimo giro di Michael, che amministra la prima posizione dopo che Tonic aveva cercato di resistergli intorno al 60° giro. Si è ritrovato con gomme estremamente consumate e rischiava di picchiare il muro. Finché ha avuto tempo, si è fermato, anche fatto il giro veloce, ovviamente, rientrando in pista, e ormai si terrà la seconda posizione, quindi Simone un ottimo terzo, quarto Tommy e quinto Christian con Nuvolari scusate, Beppe 16 Valvole, che in sesta posizione chiude il gruppo delle vetture a punti al traguardo, perché sono le uniche 6 vetture. Quindi Michael 87 vince la sesta prova del Mondiale Swiss F1 WRC 2012 con pole e vittoria. Gli è mancato il giro veloce proprio sul finale perché gliel'ha strappato Tonic 182 con quella sosta a 5 giri dalla fine. Comunque gara di sostanza per lui e anche di spessore, visto che è stato bravo a gestire bene, a parte quel piccolo errore, gestire bene tutta la durata di gara. Non ha sbagliato a fare i conti questa volta con le strategie, quindi ha fatto anche un'ottima scelta tattica e si è meritato questa vittoria oggi. Allunga in classifica sui diretti inseguitori, a podio anche MRK. Ottimo terzo posto per lui. Attenzione, qui è successo qualcosa. No, va bene che loro hanno già tagliato il traguardo. Stavano giusto procedendo a regime ridotto per arrivare ai box. Ricordiamo che i piloti devono portare le vetture sul finale di gara. Devono riportarle ai box.
Quindi finisce con in quarta posizione Tommy 86, in quinta posizione Christian e in sesta Beppe 16 valvole, tutti a punti. Attenzione Christian fino all'ultimo con grandi problemi, anche se non mi meraviglio visto come ha ridotto la sua vettura. C'è da aspettarsi di tutto. Parcheggiano i box, i piloti, con ancora in pista soltanto Simone che sta facendo lean lap. Michael cerca un improprio parcheggio all'indietro. Comunque per i piloti basta semplicemente riportare la vettura in piazzola e premere ESC. Quindi adesso li invitiamo gentilmente a raggiungerci in audio zone. Io mi sposto di canale per Channel permettere switched. ai piloti di venire a commentare la loro gara, quindi adesso li avviso. Quindi di 11 vetture partite, soltanto 6 al traguardo, comunque il 50% non è male. E vedremo cosa accadrà invece nelle prossime gare, ovvero domani con la entry level e giovedì credo con la advanced, perché ci saranno sicuramente, ce ne saranno di belle da vedere. Oggi comunque la gara è stata particolarmente piacevole, se non altro per i numerosi colpi di scena. Abbiamo visto veramente di tutto e gustato una buona lotta sul finale, quindi devo dire che per essere stati a Monaco ci stiamo lasciando un buon ricordo di questa gara e penso che di questo stesso parere siano i diretti interessati, ora che andremo a sentirli. Gara molto dura, molto faticosa per loro. Non è facile, ripeto, fare 78 giri a Monaco sotto pressione costante, per non dover fare la per non dover rischiare di urtare le barriere e fare la sosta in più che potrebbe compromettere la gara. Gara compromessa per esempio per Christian che alla fine perde due posizioni rispetto alla partenza, invece è buona la gara di Simone e di Tommy che recuperano sulla griglia, cioè non sulla griglia di partenza, ma recuperano partendo dietro e finendo davanti ad altri piloti che tra incidenti e ritiri hanno lasciato la corsa anzitempo. Adesso stiamo aspettando che arrivino questi piloti. Vediamo se ci deliziano della loro presenza. Intanto User volevo. joined your channel. Eccolo qui che arriva Michael, che è il vincitore di oggi. Prima di fare le domande, volevo. Volevo avvisare chi ci sta seguendo che User joined your la channel. diretta del GP di Spagna, dopo tutti quei problemi che c'erano stati, è stata registrata e sarà caricata su YouTube non appena mi daranno le credenziali, come avviene per tutte le altre gare. Tutte le altre gare. Io non ho le credenziali di YouTube, avendo iniziato da poco a fare le dirette, ancora non ho pieni poteri, quindi vi potrete gustare anche quella gara quando sarà caricata, metteremo un avviso sul forum. Intanto bando alle ciance, sentiamo i fratelli Francesconi, a partire da Michael che è stato protagonista assoluto di questa gara oggi, è partito in prima posizione staccando un tempo fenomenale, 1:12,7, non credo sia poco, anche se pensavo che MRK dovesse soffiarti la pole, visto che avevi fatto 13,0.
nelle libere, poi un buon passo gara, User joined your channel. una piccolissima distrazione giusto per ricordarti di tornare attento e alla fine la vittoria. Insomma, dici un po' cosa hai provato, com'è stata questa gara. Ma come hai detto te, in qualifica ho fatto un tempo che non avevo mai fatto, pensavo di fare il 13-0 come Marco, più o meno il tempo limite era quello, e poi si vede preso dalla concentrazione, insomma sono riuscito a fare quel tempo lì, con 12-7 che se riprovo altre 1000 volte non mi verrà mai. User joined your channel. E, gara, vabbè, partito bene, sono rimasto davanti, ho visto subito che si era formato il gruppetto io e Marco che si andava via, e dietro c'era un gruppetto portandato con Billy e Tonic. E vedevo Marco sempre molto vicino, io non mi sentivo neanche di stare a rischiappio di tanto, io vedevo forse un po' il team, infatti Marco ogni tanto c'ha il 15-5, il 15-6, insomma, era un bel viaggiare nel primo stint, io preferivo stare un po' più tranquillo, e poi è sparito, e ho visto a fine gara, ho letto che ha rotto il motore, quindi poi, boh, stirò un attimo, spiegherà lui se ne ha voglia, e di lì dopo io ho cominciato a guardare Tonic, distacco. E vedevo che alla fine di ogni stint io dovevo sempre tirarli al limite per fare 3 soste. E proprio dopo il secondo sosta ho cominciato ad avere qualche dubbio perché guadagnavo troppo su Tonic, non volevo che avessi montato le hard. Detto fatto, arrivo alla terza sosta e lo trovo davanti che non ferma più. Quindi mi sono messo lì, mi facevo vedere un po' spesso per cercare di passare. E poi, vabbè, in fondo al tunnel ci siamo toccati. Insomma, sono passato tra lui e il guardrail. Però ci sono passato. E dopo di lì, insomma, ho gestito le gomme in fondo. Per fortuna si è dovuto anche fermare perché sennò in fondo ero un po' alla frutta anch'io. Mi è andata in fondo bene, dai, considerando il tutto. Diciamo, come hai detto te, l'errore che mi sono girato perché sono un pirla. Perché nel secondo stint l'ho tirato troppo, la gomma veramente finita, e lì come ho aperto gas mi si è attraversata e come ho fatto per controllarla mi è andata contro il guardrail piena. E infatti ho detto, ma sarà il caso di svegliarsi un attimino perché qui se no non si vince. E poi insomma è andata, avete visto come è andata bene, dai. Sì, soprattutto sul finale quella lotta è stata molto piacevole, anche se Tonic ci ha provato, vero Tonic, a resistere fino all'ultimo, però le gomme, oggi giocare d'azzardo con le gomme non ha pagato e alla fine a 5 giri hai dovuto fermarti, altrimenti probabilmente avresti avuto chance di vittoria. No, raccontaci com'è andata la tua gara, anche perché un secondo posto positivo dopo che mi pare fossi partito quarto, giusto? Sì, guarda, ma diciamo le gomme alla fine le ho cambiate giusto per sfizio, perché ce l'avrei fatta a finire la gara con le dure, però avevo problemi non tanto di usura, ma di temperature che erano altissime. Con la macchina scarica slittava un casino, quindi anche se di gomma ne avevo, però l'aderenza stava andando via. E quindi a quel punto, visto che all'ultimo stint sapevo che a Michael non l'avrei preso, Simone era lontanissimo. Quindi ho pensato, vabbè, almeno faccio l'ultima sosta con le morbide, almeno mi prendo la consolazione del giro veloce, che ho fatto proprio all'ultimo giro, almeno quella. Però diciamo che la mia gara è stata condizionata dal duello iniziale con Billy, dove ho consumato parecchio le gomme anteriori, che nelle prove non consumavo mai. Quindi mi sono trovato a perdere tanto tempo. A fine di ogni stint vedevo che il distacco con Michael era praticamente sempre lo stesso, quindi ho pensato o mi invento qualcosa o se continuo in morbide finisce così. Ho deciso di mettere le hard all'ultimo, praticamente appena passata la linea della pit lane ho selezionato le dure, perché ero indeciso fino alla fine. Però ci ho provato, tanto Simone era lontano quindi potevo permettermi anche un piccolo errore di strategia. Sarei comunque arrivato lo stesso secondo. Mal che vada, ho pensato faccio gli ultimi 10 giri in morbide e non perdo User niente, ho joined your solo channel. da guadagnare. E ci ho provato a stargli davanti a Michael, però ti ripeto, avevo problemi non tanto di usura, ma di temperature che erano schizzate alle stelle. Ed è Anzi, strano, con le dure, però ne avevo veramente tanta di temperatura da smaltire. toglici una curiosità, mi sembra che tu e il tuo compagno eravate con lo stesso assetto, anche perché mi sembravate gli unici che avevate la vettura molto stabile in frenata, non vi ho visto quasi mai bloccare, tranne te quando avevi le gomme giustamente consumate fino alla fine. Però, appunto, questo problema di temperature che potrebbe aver comportato la rottura del motore del tuo socio MRK,
Dipendeva proprio dal radiatore? Dalla misura scelta? No, cioè, sì, Michael, buonanotte. Con Marco all'inizio della gara avevamo pensato, io avevo testato anche uno stint di gara col radiatore a 3 senza nessun problema. Proprio all'ultimo ho detto a Marco, no, metti la 4 che almeno stiamo tranquilli. Però non è servita a niente, quindi siamo partiti col radiatore a 4 tutti e due, però l'assetto era differente. Io avevo lavorato parecchio sulla trazione, però Si vedeva. Il problema che avevo era appunto quello delle temperature alla fine dello stint, non tanto l'usura perché la macchina con l'aderenza che aveva era comunque controllabile, ma queste gomme appena superano una certa temperatura è come se non le avessi, quindi almeno per quanto riguarda me il problema è stato questo. Per Marco è un mistero perché il radiatore era anche a 4, Forse lo stesso gli è problema. scoppiato all'inizio. Sì, a 9 giri l'ho Non visto. lo so, Forse lo stesso problema che ha avuto andremo a Michael chiederlo. in Bahrain, quindi una rottura Probabile, non so. casuale. Probabile perché non so se a questo punto User sia in un your bug channel del timed gioco, out. se così casualmente si mette a bruciare motori, però è un peccato per Boh, Marco non so perché aveva un bel se. ritmo. Scusami, Tonic, non so come User sono entered your channel. impostati i danni, però se ci User sono entered your guasti channel. meccanici a tempo scalato non mi meraviglia, anche perché alle volte il consumo del motore è piuttosto random. Dipende sì dallo stile di guida, le Sì, ma scalate, diciamo le temperature. Però. se fosse scalato penserebbe stato un problema che avremmo avuto un po' tutti. Invece l'ha avuto soltanto lui, quindi penso che sia stato lo stesso problema che ha avuto Michael in Spagna. In Bahrain. In Bahrain, scusa. Comunque, dai, avete azzardato con le gomme, non avete né vinto ma neanche perso, ma vi è andata abbastanza bene. Invece, E Red Bull ci abbiamo messo una piccola pezza, va. sì, dai, alla fine è un buon User risultato. joined your channel. Quantomeno hai riscattato il secondo posto del tuo compagno in maniera convincente. Forse consideravo quel problema con le temperature derivava dallo slittamento eccessivo che avevano le ruote, perché forse troppa trazione Sì, significava ed degrado era eccessivo al quello. posteriore. Magari Era slittavi quello. troppo. Però non si è tradotto in consumo, ma in temperature altissime, perché il consumo era nella norma, era sotto controllo. Erano proprio le temperature che all'ultimo non c'erano, erano proprio fuori. Avevo parecchia gomma quando mi ha passato Michael, ma avevo le posteriori a fuoco, quindi non riuscivo ad accelerare in uscita di curva. Beh, sì, l'abbiamo notato. Comunque, disamina tecnica a parte, oggi si vinceva sicuramente non facendo errori e guidando bene, cosa che avete fatto entrambi. Quindi, plausi a voi. Plausi anche a Simone, che mi è sembrato consistente nella gara, non ha fatto sbavature di sorta, non aveva un gran passo, però forse conservativo nel setup, conservativo anche nella guida, ti ho visto, dici un po' com'è andata, anche perché mi sembra non sei partito tanto bene, giusto? Sì, giusto. Diciamo che partenza sono rimasto un po' dentro il traffico, con qualche contattino, ho fatto perdere qualche posizione, però diciamo che la mia tica era rimanere lontano dai guai, soprattutto dai muretti, le cose più pericolose di Monte Carlo. E per il resto ero con queste oste tutte quelle morbide, ho cercato quindi di controllare un po' il consumo delle gomme per tutta quanta la gara. E diciamo, dai, il primo podio a Monte Carlo con la Formula 1 è positivo, ben oltre le mie speranze, dai. Assolutamente sì, anche perché l'ho detto pure in telecronaca, questo è un circuito dove o sali alla ribalta o fai un tonfo clamoroso, come è successo a qualche altro, tra i quali il tuo compagno di squadra che ha fatto un bel botto uscendo dal casino, magari. Se lo puoi avvisare, se vuol venire a raccontarci com'è andata, pure MRK se vuole venire il benvenuto. Comunque, dai, è stata una buona gara e complimenti per il tuo Vado io. terzo posto.
Sicuramente Sì, dai. un'occasione User left d'oro your da non channel. perdere, non te la sei persa, quindi hai fatto il tuo dovere, hai guidato bene e questo oggi ha contato. Sul finale quarto, ma in gara anche terzi a Sprazzi abbiamo Tommy 86 che invece a qualche errore si è abbandonato e ha dovuto fare i conti con una rimonta non facilissima, aiutata verso il finire della gara dai ritiri altrui. Quindi, com'è andata, Tommy? Cosa è successo in particolare? Perché ti vedevo pure molto in crisi con le gomme, forse consumavi troppo, non lo so, o hai preso delle botte strane, raccontaci un po'. Dirò che ho fatto un incontro ravvicinato con Muretto alla prima curva. Lì mi sono proprio Sì, quello sbagliato il l'abbiamo freno, visto. peccato, mi sono in diretta, mi sono stampato. E lì purtroppo mi ha un po' condizionato la gara, però comunque avevo fatto un setup abbastanza conservativo per le gomme, perché sono partito con le dure, le ho cambiate al 36esimo giro, mi sembra. E quindi alla fine ho fatto una sosta sola. Per fortuna ho fatto l'incidente appena prima della sosta. Quindi alla fine ho fatto un pit stop unico, ho cambiato le gomme e ho fatto una gara diciamo, quasi sempre in solitaria perché ho fatto pochi sorpassi e Sì, però niente a di che, insomma. parte i problemi che appunto notavo che avevi in trazione, a un certo punto da terzo sei piombato un sacco indietro, quando invece forse avresti mantenuto un po' più facilmente la terza posizione, anche in Ma virtù della forse so no, perché Simone andava abbastanza forte, quindi forse non ce l'avrei fatto lo stesso stare davanti. E quindi diciamo che ma no. più di così difficilmente lo facevo. Mai dire mai, Però. però forse, cioè, io mi aspettavo che magari pagasse di più la strategia una sola sosta, considerato che ne hanno fatte tre, tra cui il vincitore, c'è gente che ne ha fatte tre, quindi che dire, è stato forse un. Non so come sarebbe Non andata. ci voleva quell'intente lì perché alla prima curva ho dovuto fare tutto il tracciato senza ala con il volante storto e Te la affondavo sei che, insomma. rischiata. Con le gomme no, non l'hai vinta, l'azzardo non l'hai vinto Però e pazienza, comunque un quarto dai, posto quarto l'ho non si buttato. butta. Va bene, miglior piazzamento, va bene. Aspettiamo a piazzamenti migliori anche nelle prossime gare, quindi qualcuno a cui forse, non so, tirare le orecchie o dire che la sfortuna non gli ha dato vita facile o che ha giocato troppo d'azzardo, è Christian, che oggi ha fatto una gara pessima, posso dirlo apertamente, perché veramente se ti stavi un po' più calmo forse avresti preso anche un terzo posto tranquillamente, già che partivi terzo, quindi spiegaci un po' le cappellate che hai combinato per finire così indietro, doppiato di 2 giri. Scusami se ho inferito, però mi sembravi molto più No, no, competitivo. no, no, no. Sì, no, ero competitivo, solo che mi trovavo bene con l'assetto. Comunque, vabbè, la qualifica non me l'aspettavo, 13-1, mai fatto in prova. Anche se ho provato poco, ma non sono mai riuscito ad arrivare a quei tempi. E in gara, niente, sono partito abbastanza bene, sono rimasto dietro, però lo vedevo già che quando uscivo dalle curve andava sempre di traverso, sempre, in tutte le curve, io non capivo L'abbiamo come visto mai, anche tutte noi. le volte che aprivo. E niente, e che è successo? Quella S, che ora non mi ricordo come si chiama. Quella in sali la salita del Mass cioè la curva del Massenet e poi quella del Casinò dove c'è l'avvallamento. Sì, quella che poi mi sono girato lì. Sì, ma Mi ti sono sei girato girato per in talmente 13. tanti posti che è difficile Sì, ricordarselo. però dopo col nervoso che c'avevo, sempre peggio, poi mi giravo, però visto che avevo il passo, l'ho continuato a tirare, anche se però vedevo che l'assetto proprio, anzi più andavano giù le gomme, peggio era, quindi. E infatti mi piantavo sempre nel muro da tutte le parti, non so neanche io come ho fatto ad arrivare in fondo. E tra un po' prendo anche Tommy in fondo e. Io No, l'ho scusa. rischiato sta gara. Sì, no, perché. Volevo fare un po' il bischero, diciamo, perché Dai un mi sono bischero, sì. trovato sempre nel muro, ho detto ora do noia un po' a Tommy. No, vabbè. E niente, proprio ho sbagliato il setup. Pensavo di all'inizio mi sembrava buono, nel senso non sentivo che la macchina mi andava via. Sì, un pochino, sì, quello è normale.
Però appena calato con le gomme, dopo 3 giri, non mi stava a pista. Infatti mi sono girato e mi sono rigirato, rigirato, rigirato. Ma tante volte io alla fine ho pensato, cioè, o ha sbagliato l'assetto talmente tanto, cioè ha scaricato talmente tanto che a un certo punto guidare in derapata a Monaco, cioè, non Sì, mi è sembrava di essere su un l'opzione sedile. migliore. No, per nulla. Vabbè, andrà meglio la prossima, speriamo, molto meglio. Eh sì, chi è che ha preso in derapata, per esempio, una curva è stato Fabrizio, che poi si è girato, ha perso l'alettone. Comunque, Fabrizio mi fa sapere che preferisce non commentare anche per via di un contenzioso che magari verrà analizzato. E mentre degli altri piloti qui possiamo sentire le voci di un altro ritirato, mi dispiace annoverarlo fra questo gruppo, su Papiddu, che non abbiamo potuto apprezzare granché durante questa gara, sebbene qualche inquadratura di sfuggita c'è stata, poi non abbiamo capito come è successo l'incidente, però dacci una prospettiva di questa gara, com'è stata fino a che è durata. L'incidente non poteva vedere perché è successo sotto il tunnel, quindi era una macchina capotabile. Cioè, in Quindi lui si è pratica? passato sotto e io sono andato rosso. E basta, quello è quanto. Insomma, un Sono andato da incidente. solo. E c'era una macchina capotata Non l'ho visto, cioè, purtroppo stasera ero da solo, quindi ho dovuto vabbè. fare momenti, inquadravo anche chi stava dietro, però ho dovuto guardare Vabbè, un per lo più. il Billo cioè, è riuscito a passargli sotto mentre era in aria sotto al tunnel, io invece no. Sfortuna, quindi, che possiamo dire. Devo stare più attento, ma non era serata. Beh, Monaco, cioè, alla fine, User left your sì, channel. è una gara dove se stai attento, aspetti che sbagli qualche altro pilota, arrivi a punti. Però, gli incidenti involontari, errori involontari, purtroppo Cedono. capitano. È Beh, andata bene solo la partenza, dai. Poi basta. non l'abbiamo potuto apprezzare perché alla fine avevo un'inquadratura strana, non sono riuscito a girare la telecamera su tutto lo starting grid e quindi ho dovuto inquadrare solo Michael e i primi tre, insomma, ma Ah, basta partenza, c'eravamo io e Simone che eravamo mano nella mano, quindi. siete passati in due alla curva della Santa Devota? User joined your Mi channel. sembra di sì, adesso non mi sembra. Oh no, Simo. Dopo la coda santa devota, La sul prima? rettilineo che sale. La prima? Cioè, la prima curva dopo il rettilineo di partenza. Sì, dopo la curva della santa devota abbiamo fatto quasi tutta Salita della la verifica Rivage. dal casino. Sì, quella proprio. Stavamo scambiando le Affiancati. fiche. Sì. Avete giocato un po' d'azzardo, però non è stato un azzardo vincente. Vabbè, non per voi, sicuramente, voglio dire, per Suppa non è stato vincente. Suppa è arrivata la mano esterna a fare una puntata d'azzardo che ha coinvolto pure lui. Vabbè, lì Bill a gioca jolly, io no, allora. È la roulette della fortuna. Questo è Monaco. Dico, a Monaco o si sale alle luci della ribalta o si sprofonda nel pozzo, non nel dimenticatoio, ma si sprofonda in un pozzo profondo. Si fa un bel tonfo. Beh, sicuramente un'altra gara sarà migliore. In bocca al lupo per la prossima. Speriamo che sia una gara migliore. Ora il prossimo appuntamento dovrebbe essere il GP del Canada, se non erro fra 2 settimane, giusto? Quindi non so, visto che non ci raggiunge più nessun altro, io avrei avuto il piacere di sentire MRK e
Anche fargli i complimenti perché l'ho detto in diretta, stava facendo un'ottima gara, sarebbe stato sicuramente un protagonista per la vittoria, però non è qui. Fabrizio Billi, come ho detto, preferisce non commentare per uno screzio avvenuto con Tonic, di cui si occuperà la direzione gara. Io purtroppo non sono riuscito a inquadrare tutti i momenti della gara salienti, quindi chiedo scusa ai telespettatori, però è inutile che vi annoio con questo pippone ogni volta. È così, mi piace guardare le gare con voi, commentarle, quindi questo è quanto è avvenuto oggi al GP di Monaco. Tutto sommato una gara godibile, piacevole. Appuntamento con chi ci segue per la diretta domani sera per la gara entry level, sempre su questo circuito. La distanza di gara sarà esattamente la metà, quindi solo 38 giri, ci saranno. Bravo. Sicuramente ci sarà la copertura live stream, credo. Comunque, per quest'oggi abbiamo finito. Abbiamo avuto anche il piacere di avere questi piloti qui che ci hanno risposto ad alcuni dubbi. Quindi grazie a voi, grazie a tutti voi che ci avete seguito in diretta. Un saluto. Un appuntamento con me, spero fra 2 settimane, cioè domani sarò in gara, però ci saranno altri piloti a commentare le mie infauste gesta e quindi a bersagliare me e magari me la gufano pure, perché quando ho parlato a un certo punto, specialmente quando inquadravo Christian, succedeva sempre qualcosa, anche a non volergliela gufare, giustamente, non voglio male a nessuno. Ci mancherebbe, quindi grazie ancora e una buona serata e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Sì. Ciao.